posizione, che riprendiamo i lavori. Ci sono altri interventi sia sull'emendamento oppure sul regolamento così come formulato. Non ci sono interventi, pertanto procedo con la messa in votazione da prima l'emendamento. Ricordo che l'emendamento proviene a firma del consigliere Moreno Lisetto e vi do, ne do lettura. In riferimento al regolamento comunale chiedo la variazione dell'articolo 4 aggiungendo la frase assegnato al gestore della struttura o alle società operative nell'impianto. Quindi la modifica è l'aggiunta o alle società operative nell'impianto. Solo un momento che preparo il foglio elettronico. Ok, astenuti? Nessuno? Voti favorevoli? Allora abbiamo all'unanimità l'intero Consiglio Comunale, pertanto dichiaro approvato l'emendamento. Vediamo se erano tutti presenti, Sartori, Cervesato, Lisetto, Ghiani, Zancai, De Anna, Biason e il resto della maggioranza. Ok, pertanto pongo in votazione il regolamento così emendato, astenuti? Nessuno, voti favorevoli, all'unanimità tutti e i 23 componenti del Consiglio Comunale. Veniamo al punto all'ordine del giorno numero 4, approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018. Per la presentazione cedo la parola all'assessore bilancio Stefano Raffini. Prego, assessore. Sì, grazie Presidente. Allora, bilancio consuntivo 2018... chiude con un totale complessivo impegnato di circa 18 milioni di euro, di cui 14 in parte corrente e 4 in parte in conto capitale. Le voci principali di entrata sono rappresentate ovviamente dall'IMU con 2 milioni 393, dalla Tari 1 milione 750 e dall'addizionale IRPEF 1 milione 815. Per la parte corrente direi che complessivamente nel 2018 si sono mantenuti i servizi e le attività che sono riportate nella relazione al bilancio, in particolare da pagina 138 a 158 ci sono circa una ventina di pagine che riassumono le attività svolte in particolar modo nella parte corrente e andiamo nelle diverse aree che come ben sapete coinvolgono i servizi finanziari, i servizi al cittadino, i servizi alla persona e alla famiglia, servizi scolastici, biblioteca, asilo nido, politiche giovanili, politiche rivolte ai minori, adulti e anziani, area lavori pubblici e manutenzione, protezione civile, area pianificazione territoriale e urbanistica, ambiente e agricoltura, area segreteria, affari generali, URP, sport, cultura, area polizia locale. Quindi non mi soffermo su questa parte, definiamo la corrente, in quanto è ben riassunta nella relazione con la descrizione delle attività che sono state svolte nel corso dell'anno 2018. Mi soffermo un momento sul personale per ricordare che abbiamo fatto 4 accessi a graduatorie per l'assunzione di 2 istruttori amministrativi ai lavori pubblici, un istruttore informatico ed una educatrice. Poi attraverso l'interinale abbiamo assunto ovviamente in via interinale una farmacista in sostituzione di una maternità e abbiamo effettuato 2 mobilità, una per un'educatrice e una per un responsabile dell'ufficio dei lavori pubblici. Ricordo infine che sempre nel 2018 vi è stato il rinnovo contrattuale 2016-2018 e che è stata fatta la convenzione per la Polizia Municipale con il Comune di Pordenone, con tutte le conseguenti variazioni nei capitoli del bilancio. Passando agli investimenti, le fonti principali di finanziamento degli investimenti sono rappresentate dai contributi regionali, dalle riserve ATAP, circa 1.564.000,
e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2017. Non abbiamo fatto ricorso ai mutui e devo dire che dal 2012 al 2018, in 6 anni circa, non avendo fatto ricorso a nuovi mutui ed avendo anche estinto alcuni mutui, abbiamo dimezzato l'importo complessivo, che passa da 24 milioni che avevamo nel 2012 a 11 milioni, 12 milioni nel 2018. Quindi in questi 6 anni si è dimezzato praticamente l'indebitamento. Per quanto riguarda le opere, sappiamo che le procedure sono abbastanza lunghe nel settore pubblico, in quanto prima bisogna trovare la forma di finanziamento. Una volta finanziata l'opera è necessario fare i bandi necessari per affidare la progettazione. Dopo fatta la progettazione viene approvato il progetto, che poi una volta era preliminare, poi adesso si parla di studio di fattibilità, poi il progetto definitivo esecutivo, poi si passa l'incarico all'impresa che poi deve iniziare i lavori. Quindi il percorso è abbastanza lungo, quindi è chiaro che nel 2018 vi sono state opere che sono state concluse, altre attraverso che invece hanno iniziato un percorso che deve ancora concludersi. Ci tengo ad elencare le opere perché diversamente non ci si rende conto di tutte le cose che sono state fatte. E quindi leggerò un elenco che è anche un po' noioso, ma posso assicurarvi che gli uffici non si sono certo noiati, anzi, e tantomeno gli assessori e il sindaco, visto la mole di opere che hanno riguardato il 2018. Partendo dalle opere concluse, ricordo il rifacimento della copertura e miglioramento sismico e adeguamento a norma della scuola elementare Duca d'Aosta, primo lotto. Adeguamento edifici comunali, ottenimento CPI, Centro Culturale Aldo Moro, primo lotto. Sostituzione moquette dell'auditorium del Centro Culturale Aldo Moro. Rifacimento, copertura, ripristino parti interne presso l'asilo nido. Conclusione della palestra di Villa d'Arco, diciamo primo lotto, quello che veniva definito in un certo qual modo ad uso estivo. Manutenzione straordinaria del cimitero. Sistemazione della fontana, interventi vari presso le scuole, potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica con nuovi punti luce, lavori presso la biblioteca e i lavori in via Togliatti, che in realtà non si sono conclusi nel 18 ma i primi mesi del 19. Quindi questi sono interventi che in parte ovviamente erano stati finanziati magari anche nel 17 e che si sono conclusi nel 18. Accanto a questi vi sono opere che sono state, diciamo, che hanno visto svolgersi gran parte del loro iter nel 2018 e che sono e che stanno iniziando in questo momento. Mi riferisco all'asfaltatura delle strade, all'adeguamento normativo della centrale termica presso l'asilo nido, alla manutenzione straordinaria della copertura della scuola media e la messa in sicurezza di aree pedonali e viabilità nella frazione di Villa d'Arco. Infine vi sono una serie di opere che hanno fatto dei passaggi, quindi che non sono state ferme comunque nel 2018, o sono stati approvati i progetti, o affidati i lavori, o quant'altro. E parliamo del completamento dei locali della Goetta, dove è stato approvato lo studio di fattibilità, dell'adeguamento sismico, efficientamento energetico ed impiantistico della scuola elementare Duca d'Aosta, in questo caso siamo alla progettazione in corso, a riqualificazione degli incroci via Sclavons, via San Pietro e via San Francesco, anche in questo caso la progettazione definitiva è stata approvata. Adeguamento normativo generale del palazzetto dello sport, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo. Manutenzione straordinaria impianto sportivo Ponte del Vado, progettazione definitiva approvata. Intersezione con il centro commerciale di Pordenone, diciamo curva SME, così per capirci, o realizzazione di rotatoria. In questo caso abbiamo approvato lo studio di fattibilità e attendiamo il decreto regionale. Poi su questo punto vi sarebbero anche altre cose da aggiungere, ma eventualmente in una seconda battuta, perché altrimenti l'elenco diventa troppo lungo. Punti pericolosi, viabilità, San Giacomo, eccetera, curva Schiavon, abbiamo approvato lo studio di fattibilità,
Videosorveglianza approvato lo studio di fattibilità, attendiamo il decreto regionale. Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, abbiamo affidato l'incarico. Verifica vulnerabilità sismica, edifici scolastici, anche in questo caso affidato l'incarico, stanno svolgendo il loro lavoro. Completamento generale della struttura polivalente Villa d'Arco, stanno predisponendo il progetto esecutivo, parlo ovviamente del secondo lotto. Progetto di finanza della piscina e progetto di finanza dell'energia elettrica, stanno predisponendo i bandi. Completamento della struttura sportiva Aldo Moro, il lotto approvato, sì, è stato approvato il secondo lotto e attendiamo lo studio di fattibilità nel secondo lotto e attendiamo il decreto regionale. Realizzazione due punti di fermata bus su via Pasca, è stato approvato lo studio di fattibilità e richiesto il parere al paesaggistico, dopo l'estate qui dovrebbero essere finiti i lavori. Ed infine interventi di sistemazione, deposito, mezzi ed attrezzature della protezione civile, avviata la gara per affidamento dei lavori, la consegna dei lavori all'impresa è prevista a giugno 2019. Ecco, ho voluto fare questo elenco perché almeno ci si rende conto di cosa stiamo parlando, perché diversamente qualcuno può dire che no, si è fatto poco e niente, altri che si è fatto molto, ma è difficile capire chi ha ragione. In questo caso, con l'elenco che ho effettuato, ognuno farà le sue valutazioni rispetto all'operato che sta portando avanti l'amministrazione comunale e che ovviamente ritiene di concludere tutta una serie di opere nell'arco della legislatura, non nell'arco del 2018. Nello stesso tempo, nel 2018, si sono rafforzati i rapporti con la Regione in modo da creare le premesse per l'ottenimento di contributi importanti. E cito, tanto per citarne alcune, il completamento della struttura sportiva presso il Centro Culturale Aldo Moro, il secondo lotto, che verrà finanziato dalla Regione, la realizzazione dell'intersezione presso la SME, che pure avrà un contributo regionale, interventi di videosorveglianza, idem, avranno un contributo regionale, il macello comunale, contributo regionale. In particolare per queste opere c'è da dire che è stata finanziata la progettazione per 106.000 euro nel 2018 e poi 1.080.000 arriverà nel 2019, a parte il macello che va via per conto suo con i 720.000. Ed infine ricordo il finanziamento dell'ultimo tratto della via Sclavons, la via Foenis, fino al confine con Pordenone, dove la Regione si è impegnata a erogare una somma pari a 2.500.000, tanto per citare gli importi più rilevanti. Ho messo anche una frase, operazioni importanti, perché direi se dovessimo raccontare un'operazione importante che è stata svolta nel 2018, io mi sento di richiamare la permuta che è avvenuta fra l'area della discarica e la caserma dei Carabinieri. Operazione che è stata presa anche da riferimento e come esempio in un recente convegno svolto ad Udine. Questa operazione garantirà e ha garantito anche che la discarica prosegua senza ulteriori intoppi e da quanto mi risulta mi pare che sia previsto nel mese di giugno l'inaugurazione. Ok, e qua ci siamo. Volevo dire due parole sul risultato di amministrazione, ossia sull'avanzo di amministrazione, che si attesta a 1.590.000 euro utilizzabili. Di questo 1.590.000 euro utilizzabili noi andremo ad applicarne con il punto successivo all'ordine del giorno 130.000. Abbiamo applicato per il momento 130 in tre cose importanti che devono andare avanti velocemente e subito. La prima è il macello comunale, poiché è chiaro che i lavori devono essere conclusi entro dei tempi ben prestabiliti, è importante che si vada celeri e quindi abbiamo finanziato con 30.000 euro, anzi con 50.000 euro, lo studio di fattibilità e la progettazione che ci consentirà di avere il decreto regionale.
quindi abbiamo messo 50.000 euro, 5.000 studi di fattibilità e 45 progetto definitivo esecutivo da poter poi presentare in regione per ottenere il decreto. E questo parlo del macello. Secondo punto è quello della via Scalavons, anche in questo caso affinché sia emesso il decreto serve un progetto, uno studio di fattibilità e abbiamo quindi stanziato 30.000 euro. E infine 50.000 euro per l'impianto a Villa d'Arco dove i vigili del fuoco hanno prescritto un impianto di pressurizzazione a tutela della struttura al fine di concedere ovviamente la loro certificazione e quindi abbiamo messo 50.000 euro anche per l'impianto di Villa d'Arco. Fra un mesetto circa applicheremo il resto dell'avanzo o gran parte del resto dell'avanzo tenendo conto che abbiamo diverse cosette da sistemare ma è bene sentire l'assessore regionale per capire se vi sono i margini per avere qualche ulteriore contributo su qualche opera in modo da regolarci ed eventualmente andare a finanziare ciò che la Regione non può finanziare. Quindi teniamo in stand-by un momento la differenza di avanzo, che è 1.590.000 meno 130.000. Infine, verso fine anno, credo, settembre, ottobre, adesso la data non è stabilita, dovremo avere un'ulteriore somma anche dalla distribuzione di riserve ATAP. Che al momento non sono state deliberate, quindi non abbiamo neppure inserite a bilancio. Per il resto il bilancio consuntivo rispetto ovviamente ai parametri stabiliti dalla Regione e riporta il parere favorevole sia del capo ufficio ragioneria che dei revisori che ringrazio per il lavoro svolto. Grazie Presidente. Grazie Assessore per la dettagliata presentazione. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Ha chiesto la parola il capogruppo del Partito Democratico Giovanni Ghiani. Prego, consigliere. Grazie, buonasera a tutti. Prendo la parola per aprire un po' una riflessione su questo rendiconto che, come tutti i rendiconti, va a fare una valutazione di fatto sull'operato dell'anno precedente, dell'anno concluso e anche uno strumento attraverso il quale leggere il livello di efficienza dell'amministrazione che è fatta di scelte politiche, di impulso agli uffici e la capacità degli uffici di riuscire a concretizzare quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione tenendo conto ovviamente di quelle che sono le normative e le procedure che devono essere rispettate. Mi viene da dire prima cosa, l'avanzo rimane comunque alto. Ogni anno abbiamo avanzi consistenti. In questo caso poi 1,5 milioni erotti di avanzo utilizzabile e solo 130.000, come ci è appena stato spiegato dall'assessore, verranno immediatamente impiegati. Capisco anche le motivazioni che sono state addotte sul fatto che la Regione potrebbe ulteriormente liberare risorse che Cordenos, che ne ha già avute parecchie, vorrebbe ulteriormente portare a casa. Il problema è che si crea poi un imbuto mica da poco. Cioè, il rapporto tra le cose che si vogliono fare, la capacità organizzativa di mettere in pista tutte queste cose, poi trovo un collo di bottiglia. Ma questo è per dire che la macchina organizzativa non è cosa di poco conto per il raggiungimento dei risultati nei tempi che ovviamente per un'amministrazione, un amministratore, sono quelli del mandato. Un altro elemento su cui credo valga la pena fare un minimo di appunto è la capacità di riscossione. Sul versante delle entrate quel 67,70% di capacità di riscossione
va assolutamente migliorato rispetto agli altri che sono invece molto buoni, quello è assolutamente da migliorare. Così come sui fondi di dubbia esigibilità, quei 2.085.000 euro, di cui 1.500.000 quasi sono localizzati su tasse che appunto non sono state riscosse e che ovviamente rimangono lì da riscuotere, sono comunque un dato che dice che la capacità di riscossione e quindi di accertamento di riscossione da parte dell'ente è lento e quindi questo è un elemento su cui vale la pena riflettere. Fondi rischi è significativo, ma sappiamo benissimo che ci sono diverse cose in ballo nei contenziosi e quindi è ovvio che è molto alto, ma i contenziosi derivano anche dal fatto che l'amministrazione, in questo caso la vostra dal 2016, ma ovviamente anche quella precedente, ha accumulato dei contenziosi. Altri aspetti che possono sembrare, diciamo così, marginali, ma che secondo me danno la misura di alcune scelte. Il fatto che nel 2017 ci siano stati dei proventi da affitti e canoni e nel 2018 ci sia un minor incasso di poco più di 5.000 euro, visto che comunque le cifre da canoni affitti sono bassi, in parte comprensibilmente, in parte no, e qua ripeto il fatto di aver concesso al Tribunale di Pordenone la totale gratuità di tutta questa struttura per diverse giornate, secondo me è un regalo che la nostra pubblica amministrazione comunale avrebbe fatto bene a non concedere. Studi e consulenze, uno sforamento che comunque anche questo dà da pensare, di quasi 12.000 euro. Sulla questione delle partecipate, ovviamente il punto su cui politicamente credo valga la pena, almeno per quanto mi riguarda, fare la riflessione, è il fatto che Stumacò, che sappiamo benissimo in liquidazione da tempo, si è arrivati alla terza asta deserta. Adesso non ci sono altre soluzioni che attendere da parte del tribunale e quindi del giudice le tappe successive, che ovviamente saranno anche di chiarificazione sulle responsabilità di questo fallimento e quindi anche di tutti coloro i quali hanno avuto responsabilità dirette sulla conduzione e la gestione di quella società. E quindi vediamo. Io, come ben sa il sindaco, ho detto più volte che quello è un bene immobiliare che per Cordenonse potrebbe fare la fortuna di Cordenonse. Potrebbe fare la fortuna di Cordenonse per tanti motivi, per motivi anche strategici di impulso ad una innovazione che parte sempre di più oggi in tanti contesti urbani proprio dalla puntare sulla scuola, sull'edilizia scolastica e su, giustamente, un rapporto tra pubblico e privato che vada ad arricchire in termini di opportunità, di integrazioni, di opere che hanno una valenza pubblica esplicita con altri tipi di attività che possono apportare ricchezza. Ecco, tutto questo ovviamente richiede tempo, richiede una capacità politica di costruire alleanze, una capacità che voi avete dimostrato sicuramente di portare a casa danari per questa amministrazione, però, ripeto, secondo me non siete in grado di valutare che cosa è effettivamente strategico per lo sviluppo a lungo termine di questa città. Fate cose che anche hanno un'utilità, che sono indiscutibili,
il completamento ovviamente di opere che vanno comunque completate, ma su alcune lo sappiamo benissimo e non vado a ripetere perché sennò diventa sempre la solita giaculatoria, di opere che sono state sbagliate e che quindi ovviamente comportano un aggravio di denaro pubblico per riuscire a completarle. Ultima cosa, anzi penultima, sul discorso dell'elenco fatto dall'assessore Raffin di quanto fatto sul versante dei lavori pubblici. È comprensibile, ripeto... La interrompo solo un attimo. Sì. Siamo in seduta ordinaria, quindi gli interventi sono da 10 minuti, quindi la faccio ripartire, le do i 2 minuti mancanti del primo intervento. Prego. Grazie. Vado a concludere dicendo che appunto l'elenco che è stato fatto in maniera puntuale da parte dell'assessore è certamente lungo, però va anche detto che sono ben 8 le opere che sono ancora allo stadio iniziale di puro studio di fattibilità. Molte sono le tappe successive prima di arrivare a cantierare e poi anche a realizzare e collaudare le opere. Siamo a metà del 2019. Io penso e ripeto per le cose che ho detto prima e che peraltro avevo già anche in parte avanzato nella fase di approvazione del bilancio preventivo, ci sono problemi e ci saranno problemi. Io non voglio portare assolutamente nessuna nota preventiva di malaugurio, ma certamente bisogna saper soppesare quali sono le capacità di azione da parte di una organizzazione amministrativa che ha i suoi vincoli, che ha anche le sue pesantezze. Ultimo aspetto riguardo al macello. Veramente è una saga infinita. Forse qualcuno farà un film su questa vicenda del macello comunale. E, bene il fatto che procediate a fare in modo che si arrivi presto alla gara, non mi risulta però assolutamente che il contenzioso con il gestore Gattelle sia stato risolto. E guardate che questa è una tegola, ora il tempo è, ho finito, è una tegola non da poco per questa amministrazione. Ok, in caso del ricordo che gli interventi allora sono di 10 minuti per il primo intervento e di 5 minuti per il secondo quando si discute appunto tematiche legate al bilancio. Mi ero dimenticato di sottolinearlo all'inizio. Ok. Ci sono altri interventi? Ha chiesto la parola la consigliera Laura Sartori di Sinistra in Comune. Prego, consigliera. Come è stato detto da chi mi ha preceduto e anche dall'assessore al bilancio, il bilancio di consuntivo è un po' una fotografia di quello che è stato fatto durante l'anno che viene valutato, sia in termini economici ma anche in termini di cose fatte. Abbiamo appunto un bilancio con un avanzo di 5 milioni e 120 mila euro, di cui 1 milione e 590 mila è libero e il resto invece è vincolato. E questa fotografia già si prospettava quando siamo andati a fare ad approvare il bilancio di previsione del 2019, perché avevamo già registrato una serie di opere che sono slittate, diciamo, nel bilancio del 2019. E questa serie di opere in parte va a costituire anche il vincolato. E l'assessore al bilancio ha fatto l'elenco di queste opere e dello stato, per alcune, dello stato dell'arte. E volevo un po' ripeterlo anch'io questo elenco, perché è vero che
l'iter è lungo. E sono anche contenta che finalmente venga detto che l'iter è lungo. Oggi serve per giustificare probabilmente anche lo slittamento di queste opere, anche perché se noi andiamo a vedere quante volte si esce sulla stampa per dire che si fa quest'opera, che insomma praticamente ogni passaggio dell'opera in corso viene pubblicizzato, ma poi alla fine i cantieri in comune non li vediamo. Cioè, io vedo pochi cantieri, ho visto qualche rattoppo di alcune strade. Questo è quello che ho visto fino adesso, e la Duca d'Aosta chiaramente. Per cui anch'io passo a fare una disamina di quell'elenco e magari vi faccio anche qualche mia considerazione. Per quanto riguarda la Duca d'Aosta, siamo al primo lotto, dobbiamo finire e stiamo praticamente per avviare tutto il percorso del secondo lotto. Avete fatto l'adeguamento dei CP del centro culturale, di alcune scuole. Avete sostituito, rifatto tutta la biblioteca, avete sostituito anche la moquette delle gradonate, delle gradinate, delle pareti dell'auditorium del Centro Culturale dell'Aldo Moro. Io qui il tempo non me lo permette, però veramente avrei voluto avere la possibilità di discutere di questa operazione, perché ho controllato l'iter di quegli interventi e quello che mi ha sorpreso sono praticamente i numerosi incarichi per la progettazione, per la realizzazione di tutte le opere che sono servite per sistemarle. Sono rimasta effettivamente sorpresa, ma penso che prima della fine del mandato questa cosa uscirà, perché ci sono delle cose che mi hanno lasciato alquanto perplessa. C'è l'adeguamento della centrale termica dell'asilo nido che si andrà a fare durante le vacanze, perché in effetti però si trascina dall'inizio del 2017 questo tipo di opera. Il completamento dei locali della Goetta. Allora, siamo in fase di approvazione di studio di fattibilità. Mi risulta che lo studio di fattibilità riguardi praticamente la destinazione della Goetta come uffici. Sulla stampa un giorno sento uffici, un giorno sento aule per l'ISA, qualche volta anche per il Flora. Io veramente non riesco a capire che idea c'è rispetto all'utilizzo della Goetta. Forse sarebbe anche il caso che una volta per tutto lo si chiarisse, per non dover magari anche dover rifare alcuni passaggi. Per l'amor di Dio, può darsi che ci sia un po' di confusione, ma almeno chiarezza si dovrebbe fare su questa roba. Anche la riasfaltatura delle strade, è stata avviata la gara per l'affidamento dei lavori, dopodiché ci sono altri passaggi da fare. La copertura straordinaria della scuola media Leonardo da Vinci, anche questa speriamo, siamo la progettazione esecutiva approvata, speriamo poi che per agosto in effetti si riescano a fare i lavori in modo che per il prossimo anno scolastico tutto sia a posto. La riqualificazione dell'incrocio di via Sclavons con via San Pietro e San Francesco. Prima Diani ha definito saga quella del macello. Ma io qui non la definirei una saga, ma devo dire che insomma ormai ci esce dalle orecchie, ma non il rifacimento di questa rotonda, però al momento non abbiamo ancora fatto gli espropri necessari per poter fare i lavori, per cui siamo veramente molto indietro e sarà più di un anno e mezzo che ne parliamo di questa cosa qua. L'adeguamento normativo del palazzetto dello sport, abbiamo approvato lo studio di fattibilità, però il 12 di dicembre è stato esteso l'incarico per l'aumento dell'importo di progetto fino a 310.000 euro. Anche qua
il consigliere Peppe aveva cercato di sollevare la questione, no? È stato zittito perché sembra che il consigliere Peppe non capisca niente, e qua invece chi sta dall'altra parte del tavolo capisce sempre tutto, per cui resta il fatto, sì, netto lei, guardi, è bravissimo, capire tutto è bravissimo, resta il fatto che avevate fatto prima un pezzo del progetto e adesso praticamente andiamo ad aggiungerci qualcos'altro che forse era necessario, ma non penso che le cose e le necessità si sviluppino nell'arco di 15-20 giorni. La manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di Ponte del Vado è in fase di progettazione definitiva, poi sappiamo tutto quello, l'iter che segue, perché insomma ce l'ha spiegato l'assessore Raffin, del lungo iter che non basta solo fare il progetto, ma dopo ci sono altri passaggi che richiedono tempo. E i punti pericolosi della viabilità, siamo all'approvazione dello studio di fattibilità, anche qui, anche l'intersezione della SME, anche qua è da tanto che ne sentiamo parlare, almeno io nella stampa praticamente, come vi ho detto prima, ho l'impressione che il comune di Cordenone sia un cantiere aperto. Se io vado a leggere quello che si annuncia nella stampa, per me Cordenone è un cantiere aperto. Dopo però, quando ci giro, questo cantiere non lo trovo. La videosorveglianza, anche questa era stata messa in bilancio nel 2018 e ancora praticamente non abbiamo fatto niente, siamo all'approvazione dello studio di fattibilità. Il piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche, è stato affidato l'incarico, però oggi o ieri, in questi giorni, ho letto sulla stampa che si starebbero raccogliendo anche informazioni dalla cittadinanza per poter fare il piano, per cui penso che anche qui l'iter sia un po' lunghetto. E poi c'è la manutenzione straordinaria della biblioteca, della facciata nord, la manutenzione esterna dei mattoni, penso, no? E le verifiche della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, i lavori previsti penso che siano per il 2020, perché nel 2020 vedo che ci sono degli stanziamenti, no? Questo riguardano tutte le scuole. Anche la messa in sicurezza delle aree pedonali hanno avuto un iter lungo. La progettazione e il completamento generale della struttura polivalente di Villa d'Arco. Che questo fosse un pozzo senza fondo, ce lo dice il fatto che con questo avanzo di bilancio dobbiamo mettere 50.000 euro perché i vigili del fuoco ci hanno chiesto un intervento di pressurizzazione per la sicurezza di questa Tempo concluso, consigliere, incarico. Mi fa concludere almeno la frase? Finisca la frase, dopo. Per la messa in sicurezza di questa struttura che ha la presenza di tantissimo legno. Questo c'è stato detto in commissione, spero che insomma quello che c'è stato detto corrisponda alla verità, perché insomma sono anche, cioè, mi attengo a quello che mi viene detto. Sospendo. Grazie, in caso ai 5 minuti successivamente come secondo intervento. Altre richieste? Le ha chiesto la parola l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Netto. Prego, assessore. Sì, rispondo al volo perché prima che passi troppo tempo poi magari mi dimentico. Allora, la Duca d'Aosta, a me c'è poco da dire, insomma, anche lei non ha fatto particolari osservazioni. Per quanto riguarda la Goetta, non c'è alcun tipo di confusione perché c'è stato approvato un progetto chiarissimo con la sua destinazione, come uffici stiamo parlando. Lei forse si riferisce a un'altra idea che è quella degli altri locali della di Goetta, quindi non vedo alcun tipo di confusione. Le asfaltature sono state consegnate ieri, il tetto della scuola media, d'accordo con l'azienda sanitaria, verrà fatto durante la chiusura di quest'estate.
La rotatoria purtroppo ha di per sé, con un progetto già pronto, ha un problema enorme che è quello degli espropri, ma dato dal fatto che non sono state fatte le successioni, i proprietari sono sparsi in giro per il mondo e gli uffici si stanno lavorando, si stanno organizzando per superare questo tipo di difficoltà. Il palazzetto dello sport, la scelta che è stata fatta su questo progetto è stata assolutamente soppesata. Non sono io bravissimo, ma l'ingegnere che ha fatto la progettazione. Le proposte del consigliere Pepe erano valide sulla carta, ma nella realtà non davano alcun tipo di beneficio, cioè il rapporto costi-benefici era assolutamente negativo. Nella realtà abbiamo esaminato quello che ha suggerito l'ingegnere, solo che la cosa però non stava in piedi. Gli incroci pericolosi, questa, il progetto esecutivo verrà consegnato fra circa una settimana e quindi anche questo va avanti con i suoi tempi tranquillamente. La curva della SME, io ricordo benissimo che il collega Baletti aveva già risposto a questo punto qua, nel quale a fronte di una progettazione stabilito quanto poteva costare, è stato valutato il fatto che la soluzione migliore, e proprio grazie alla progettazione fatta, non era quello di una curva, ma era di fare una rotatoria, per cui l'amministrazione si sta già muovendo in regione per ottenere i finanziamenti. La videosorveglianza è legata semplicemente al finanziamento regionale che non è ancora pervenuto perché la regione sta facendo dei mutui per rispondere alle promesse fatte. Il PEBA non è che l'operazione di raccolta dei dati voglia dire che il lavoro dell'architetto sia lento, sia fermo. L'architetto sta andando avanti per conto suo, il territorio è vastissimo, la difficoltà di rilevare tutti gli edifici pubblici, tutti gli edifici privati di uso pubblico, e in più questo strumento del questionario che verrà pubblicato entro un paio di giorni serve solo per poter raccogliere direttamente dai cittadini che ovviamente vivono il territorio, che magari un professionista, una scuola di professionisti non è in grado di raccogliere, ma nella realtà è comunque un processo molto, molto complesso. Per quanto riguarda la verifica sismica, stanno avanti con i suoi tempi, tra fine di giugno e i primi di luglio verrà consegnata l'analisi. Villa d'Arco il progetto è già pronto, difatti con i soldi che verranno messi in questo momento qua, siamo già in fase di validazione e credo nel giro di 2 o 3 settimane andrà in approvazione e quindi in gara. Aggiungo tra le difficoltà che ci sono nella gestione dei lavori pubblici, no? Che sono mille infinite, difatti quando vengo tirato in ballo e mi esprimo cerco anche di essere abbastanza cauto con i tempi. Vi dico solo per esempio che con il decreto sblocca cantieri, cosiddetto, in realtà non li ha sbloccati, ha messo in difficoltà molte amministrazioni, tra cui la nostra. Vi dico per esempio che le gare che in questo momento qua vengono fatte dalle centrali di committenza o comunque dai comuni usando la piattaforma regionale, sopra i 200.000 euro non è possibile fare usando la piattaforma perché siamo in fase di evoluzione, quindi ci manca anche lo strumento per poter fare le gare, oltre a una difficoltà che c'è comunque continua nella gestione di procedure molto complesse, molto delicate. Io mi rendo conto che lo sforzo è grandissimo, io credo che abbiamo dato un'accelerazione molto forte nella nostra attività, infatti poi ringrazio poi i responsabili e tutti quanti che lavorano negli uffici perché stanno facendo un lavoro incredibile, a volte non mi capacito neanche come possano lavorare vista la massa di cose. Ovviamente cercheremo di portare porteremo a termine quello che ci siamo prefissi, pur coscienti che le difficoltà sono enormi, ma a noi le sfide piacciono. Grazie. Grazie. Assessore, si era prenotato prima il consigliere Lori Zancai di Forza Italia. Prego, consigliere. Grazie. Scusate, grazie. Dopo l'intervento dell'assessore, immagino e comprendo che le difficoltà sappiamo, insomma, chi ha amministrato questa città ne è consapevole. Ne è consapevole il punto che per molto tempo sono state
travisate alcune attenzioni che venivano poste alla vostra attenzione, scusa, il ripetersi di parole, però passavamo sempre per quelli che, per i disturbatori, per i contestatori e avanti così. E tuttora è così, tuttora è così. Perché comunque va bene così. Io dico solo una cosa. Oggi ci troviamo a Villa d'Arco, una prescrizione dei Vigili del Fuoco, dove dobbiamo mettere ancora 50.000 euro. Penso non sarà l'ultima. È una struttura di cui, ma penso, io sai, dopo non voglio, come diceva il consigliere Ghiani, portare sfortuna, ma purtroppo quella struttura lì è nata male e finirà come finirà. Sicuramente con un bagno di sangue a livello economico, quando doveva essere autosostenibile, doveva essere tutto alla luce del sole in maniera così trasparente. Ma non voglio soffermarmi, perché è fin troppo facile sparare al piccione in questo modo. Allora, io ogni tanto non sono avvezzo all'elettronica, ma sono avvezzo a scrivermi degli appunti mentre si parla, o mentre anche l'anno scorso è stato presentato il rendiconto. E ce l'ho qui sotto mano, togli qualcosa che dopo lo leggo, è un copia e incolla. Cioè, capisco, assessore Netto, le difficoltà, ma i problemi sono sempre Palestra del Domoro, la rotonda della SME, le telecamere di sicurezza, Goetta, Ponte del Varo, cimitero, beh, scale e tende sono state fatte, le fontane le avete fatte, leggo quello che è, parliamo, no? I parchi giardini comunali con l'attrezzatura, si era sforato per il palazzetto dello sport per quanto riguarda il riscaldamento di 238.000 euro, la rotonda dell'Isa o via Sclavons e via San Pietro, insomma, era già in itinere. Dopodiché che lei venga a dirmi, sai, ci sono difficoltà con gli espropri, vabbè, ma quella casa lì non è nata ieri, e sapevamo che c'era quella casa lì e sapevamo che dovevamo affrontare forse nei tempi consoni questo problema. Possiamo trovarcelo adesso, cioè quando abbiamo parlato nella stampa, quando siamo, cioè abbiamo fatto di tutto e di più su questo, no, un po' dire, cioè, che non è uscito un articolo, vuoi che te ne leggo? Cioè, è che sono solo 10 minuti, se mi metto a leggere gli articoli finisco il mio tempo a leggere questo. Allora, io dico questo, oggi ci troviamo, la Duca d'Aosta, che era anche precedentemente, la Villa d'Arco, la Rotonda, con la SME, la Rotonda dell'Isa, la videosorveglianza, parliamo del rinnovamento in progi finanziari con la piscina, il riscaldamento, quindi anche qua andiamo in quella direzione, il macello mi sono dimenticato di dirlo prima, ma lo portiamo avanti ancora oggi. Le assunzioni, ecco, questo è un argomento nuovo e ben venga, perché io sono convinto che questi lavori abbiano bisogno anche di risorse umane per essere smaltiti, dopo che ci venga di mezzo purtroppo normative e quant'altro che vanno ad ingarbugliare magari sempre di più questa già farraginosa e lunga prassi. Purtroppo dobbiamo solo subire e non possiamo fare altrimenti, e quindi di questo. Poi, se mi è consentito, c'era un problema su LTA e Idrogea che sembra volga anche questo a una mediazione e pertanto a una conclusione, sperando non ci siano alcun tipo di strascico. E per ultimo ho lasciato che cosa? Ho lasciato la Goetta.
la Goetta, perché? Perché è vero, come ha detto l'assessore, che non ci sono dubbi sui locali o su quant'altro, però io volevo riportare il tema centrale. Quando leggevo dalla stampa che il consigliere Basso a Pordenone, a una precisa interrogazione dell'opposizione dove chiedevano di poter pensare ai comboniani per sviluppare una nuova sede scolastica, diceva che non si può andare avanti in questo modo, perché questa non è progettazione. Questo vuol dire raffazzonare su qualcosa che si trova disponibile al momento, ma questo non è pianificare l'attività scolastica, gli edifici scolastici, pensare ai nostri ragazzi che avranno una sede idonea e quant'altro. La progettazione e il pensiero lungimirante di un'amministrazione si vede da una progettazione da qui in avanti. Questo è quello che ha detto. Io mi rivolgo a pari passo a voi, che avete le risorse, mi sembra di capire, economiche, per fare una progettazione di questo tipo, perché non possiamo permetterci di perdere anche l'Istituto d'Arte. Non possiamo perdere una risorsa di questo tipo. E io non voglio entrare troppo nell'argomento di ATAP, che fin troppo mi ha visto protagonista da questi banchi in quel senso, però anche quella è una risorsa. E anche quella è una risorsa importante, che non deve essere sottovalutata o abbandonata perché ormai è andata così. No, io volevo sottoporre un'attenzione particolare verso questa struttura, che poi ci si faccia la scuola o altro, è importante, ma è importante che il pubblico e il privato in questo veramente si mettano insieme, perché abbiamo visto che la società di trasformazione ha avuto un epilogo che non ha avuto una risposta che pensavamo ai nostri tempi quando amministravamo questo paese. Ci sono stati più intoppi e troppi, fin troppi, però oggi possiamo riprendere questo filo. Magari ci fosse un intervento pubblico per rilanciare quella struttura, però se il pubblico non ha un interesse forte nel perseguire questo obiettivo, non vedremo sviluppare mai quell'area e soprattutto vedremo sottrarci il bisogno di una scuola che si sta sviluppando e ampliando, chiedendo sedi alternative, sedi più consone a quello che è lo sviluppo dello studio, soprattutto dell'Istituto d'Arte. Quindi io penso e spero che questa amministrazione abbia attenzione a questo, perché questo rappresenta una risorsa in tutti i sensi. Detto questo, io spero, come dice l'assessore Netto, che la perseveranza e le sfide che avete colto le portate avanti convintamente, perché sono tante e soprattutto anche l'eredità è stata alta, no? Però mi consentite di dire che sul macello la parola non più adatta è veramente un macello. Cioè, si è fatto di tutto e di più, e dopo vorrei magari riprendere questo argomento portando il parallelismo con altre cose, magari un'interrogazione che poi più avanti vedremo. Cioè, pensate le risorse in termini di tempo economiche che abbiamo versato verso quella sede. Allora, quando si parla di risorse umane, si parla anche di ottimalizzarle. Ottimalizzare le forze umane vuol dire spendere bene il tempo. Io penso che qui si è speso troppo tempo e arrivati a conclusioni veramente esigue. Grazie. Grazie consigliere per il suo primo intervento. Ha chiesto ora la parola il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Gian Paolo Biason. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Inizio il mio intervento ringraziando appunto l'assessore al bilancio della spiegazione che ha fatto, anche se ha invaso un po', diciamo, tutti quanti i settori, anche degli altri assessori, nonché del sindaco. E quindi, però, magari se avesse lasciato la parola ai vari responsabili, avremmo anche capito perché alcune opere messe in bilancio previste non sono state fatte, perché si è deciso, presumo, di cancellarle, e mi riferisco in particolare alla pista carri. Magari appunto una riflessione, anche una spiegazione sul perché si è rivista questo progetto, poteva anche essere utile. Il secondo punto, che battiamo ormai in tutti quanti i bilanci, è la questione di ATAP. Abbiamo visto che nel 2018 abbiamo avuto ben 1.800.000 euro tra riserve e dividendi, e questi grossi introiti ovviamente sono un pilastro fondamentale del nostro bilancio comunale, e a nostro avviso devono essere mantenuti in capo al comune, alla proprietà delle azioni. E per questo noi appunto invitiamo sempre, lo ripetiamo, di rivedere la decisione di vendere queste famose quote ATAP, che ci daranno sì un grosso introito iniziale, ma non avremo più negli anni tutti questi benefici, oltre a mantenere ovviamente il controllo anche dentro la società. Abbiamo notato, come ha fatto notare l'assessore, che gli interessi passivi stanno calando, perché il debito negli ultimi anni si è dimezzato. E a mio avviso, allora, a questo punto si può anche pensare di creare un margine per una riduzione del prelievo fiscale, stante il fatto che i debiti passivi stanno calando di molto. In particolare si può pensare di ridurre magari anche le addizionali IRPEF, che sono tra le più alte della zona. Poi nell'intervento ci saremmo aspettati sinceramente anche due parole sul contenzioso con Pordenone, sulla ex discarica di Valle Noncello, alla luce anche dell'uscita sulla stampa dell'assessore di Pordenone che vantava un credito milionario nei confronti del comune. Appunto, alla luce del fatto, io chiedo se i revisori dei conti sono a conoscenza di questa questione, stante il fatto che i vecchi revisori avevano segnalato la criticità e avevano suggerito di creare un idoneo fondo di passività potenziali. Inoltre, per quanto riguarda la discarica, si è detto che verrà inaugurata a giugno, ma chiediamo se è un'inaugurazione fittizia o un'operatività reale, anche per sapere, come già anche sollevato dal consigliere Lisetto tempo fa, la problematica della viabilità connessa a questa opera. Il contenzioso con col gestore dell'ex macello diventa importante da risolvere, alla luce del fatto anche degli imminenti lavori che renderanno questa struttura molto importante dal punto di vista finanziario, e pertanto a mio avviso dovrebbe essere prima risolta la questione e poi fatti i lavori. E chiudo con una proposta di tentare per gli anni prossimi, ormai l'anno prossimo, di approvare il bilancio di previsione nei termini previsti, cioè entro dicembre dell'anno precedente, perché questo consente agli uffici di poter pianificare, di poter lavorare, e come abbiamo visto tutto questo tempo lungo delle opere pubbliche, tra progettazione e quant'altro, guadagnando qualche mese con l'approvazione si riesce ad accorciare questi lunghi tempi che necessitano le opere pubbliche. Grazie Presidente, ho terminato. Grazie consigliere. Ha chiesto prima la parola l'assessore al bilancio e dopo successivamente l'assessore ai lavori pubblici. Prego assessore Raffini. Grazie Presidente. Allora,
anche se dobbiamo ripetere alcune cose. La questione dell'ATAP l'abbiamo già evidenziata in altre occasioni. L'ATAP intanto ha già distribuito notevoli riserve nel corso di questi ultimi anni, quindi non è che ce ne siano rimaste moltissime. Per quanto riguarda gli utili, è stato dimostrato che una volta che inizierà il nuovo contratto, gli utili si ridurranno notevolmente. Quindi non è detto che ci saranno, anzi, è stato proprio detto che non ci saranno più gli utili del passato. Quindi quella che lei definisce ogni tanto gallina dalle uova d'oro probabilmente lo è stato sino ad ora, ma nel futuro non è detto che sarà così, anzi è più facile che non avrà tutti gli utili di oggi. Il nostro obiettivo era quello, a questo punto, in sinergia con il Comune di Pordenone e la maggioranza di soci, di cedere le quote per poi poter realizzare opere, estinguere mutui e fare tutto ciò che serviva. Tanto il controllo sul trasporto pubblico rimane comunque in capo a un ente pubblico che è la Regione, in quanto la Regione finanzia il trasporto pubblico. Qui non è vero che passa ai privati e il pubblico scompare. Rimane sempre dall'alto la Regione che può vigilare e può intervenire per quanto riguarda anche i contributi che eroga. Gli interessi passivi si stanno riducendo sui mutui, perché si stanno riducendo i mutui, quindi anche gli interessi, ma non quanto basta per intervenire sull'addizionale che muove centinaia e centinaia di migliaia di euro. Quindi anche noi, appena potremo, cercheremo di intervenire anche sulla tassa rifiuti, fra l'altro. Questa sera abbiamo già approvato una delibera in giunta che riduce il numero dei passaggi del secco, in quanto da quanto verificato di raccolta del secco, in quanto da quanto verificato con l'AGEA, sono sufficienti un passaggio anziché due, e questo ci comporterà dei risparmi che si trasferiranno il prossimo anno su una riduzione dell'importo della tassa rifiuti. Poi, per quanto riguarda la discarica, eventualmente interverrà anche l'assessore, ma da quanto mi risulta sarà operativa, oltre ad essere inaugurata, a distanza di pochissimo e di breve tempo. La viabilità, abbiamo detto la volta scorsa, che è prevista già dal piano che va verso la Murlis, quando il guado è chiuso, scende verso la zona industriale, per la strada cosiddetta camionabile. E come diceva il sindaco, vedremo a breve se riusciamo in un intervento di asfaltature magari ad asfaltare quelle poche centinaia di metri che mancano di asfalto, in modo da togliere quel disagio che ci può essere effettivamente da parte dei residenti quando, quelle poche volte che il guado è chiuso e che i camion verranno dirottati verso la camionabile. Sul contenzioso, sul macello, non è il caso di intervenire più di tanto, essendo la questione delicata, ma posso sbilanciarmi nel senso di dire che siamo ottimisti. Ecco, questo lo posso dire almeno in base alla situazione ad oggi. Poi se ci saranno evoluzioni negative non si possono prevedere, ma ad oggi posso dire che siamo ottimisti. E comunque abbiamo dato attraverso la Regione la certezza della continuità futura del macello in termini di servizio, in quanto investendo la Regione sulla struttura ha dimostrato che crede nella struttura di Cordenons come ad una struttura di portata sicuramente sovracomunale. Il bilancio di previsione cercheremo di approvarlo un po' prima, è sempre bene approvarlo prima piuttosto che dopo, anche se devo dire il bilancio di previsione 2019, che è stato approvato credo a marzo, non mi ricordo neanche il mese preciso, non ha limitato l'attività degli uffici, proprio perché nel fondo pluriennale vincolato vi erano oltre 1.800.000 euro di opere che gli uffici potevano iniziare già dal 2 di gennaio 2019, senza attendere il bilancio. Infine, devo dire che non è proprio vero che è il bilancio consuntivo 18 e la fotocopia del 17, perché tutte le opere si sono mosse, si sono movimentate
sono andate, alcune sono state finanziate, altre sono andate in studi di fattibilità, altre progetti esecutivi, altre iniziate, altre concluse. D'altra parte, che serva del tempo per le opere lo dimostra anche il passato. Se noi guardiamo la scatola che abbiamo qui dietro l'Aldo Moro, la palestra, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo nel 2008, è stata conclusa a gennaio 2011, 8, 9, 10, 11. Ecco, adesso non è che voi potete pretendere che noi in un anno iniziamo e concludiamo tutte le opere, quando anni addietro che le opere erano un centesimo di quelle di adesso, adesso ce ne saranno 25, anni addietro ce ne saranno state 3-4, ci si è impiegato 3 anni per fare il primo lotto di una scatola che è qui dietro. Quindi da questo punto di vista mi pare più meritorio l'intervento che ha fatto un consigliere di opposizione quando dice che le opere sono molte e le forze lavoro sono limitate e che quindi di stare attenti rispetto alla mole di lavoro. Mi pare più giustificato questo intervento rispetto a quello che si lamenta che siamo fermi, perché non è vero, o che non abbiamo finito le opere quando sono state finanziate un anno fa, insomma, no? Grazie Presidente. Grazie Assessore, adesso cedo la parola all'Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Netto. Prego Assessore. Sì, devo dire che il collega ha già risposto a buona parte delle cose a cui volevo rispondere anch'io. Comunque, per quanto riguarda la pista carri, che è stato il suo primo, la sua prima richiesta, non è stata assolutamente dimenticata, nel senso che c'è un, diciamo, un preaccordo con ERA per la realizzazione di questa, di quest'opera. Gli uffici hanno già chiesto, venga inserita, ci sono poi dei motivi tecnici sotto, un vincolo preordinato all'esproprio su questa striscia di terreno per fare la pista carri, perché il proprietario, pur disponibile, non ce la può vendere direttamente perché ha dei vincoli. Quando ha acquistato lui il terreno ha avuto dei finanziamenti particolari per cui non la può vendere, quindi noi la dobbiamo espropriare. Quindi c'è un insieme di espropri che verrà seguito dal Comune e un'opera che in questo preaccordo verrà realizzata invece proprio da ERA. Quindi anche questo, quello che sembra semplice, intendo dire, la strada che è stata fatta per l'accesso alla discarica è stata veramente una roba molto semplice. Ci sono dei terreni che potevano essere tranquillamente venduti, i proprietari li hanno venduti, ERA ha realizzato la discarica. Purtroppo per la pista carri, che costerebbe un decimo di quello che è costata la strada di accesso, la procedura per arrivare a fare questa pista carri è invece in realtà molto più complessa. È solo questo che ci sta bloccando, non tanto per l'intervento che sarebbe veramente minimale da parte di ERA. Per quanto riguarda il macello ha già risposto il collega, per cui se siamo partiti già con questa fase di progettazione, perché siamo, io dico sempre cautamente, ottimisti che la cosa si chiuda al più presto. Ovviamente è un argomento molto delicato che non è che possiamo discutere qua, però insomma io mi auguro che questo avvenga. La viabilità della discarica appunto è quella stabilita, sicuramente il traffico, che comunque ricordo stiamo parlando tra i 10 e i 15 camion in un'intera giornata, quindi non è che ci sia un flusso ininterrotto di camion che vanno su dalle 7 di mattina alle 8 di sera, stiamo parlando di 15 camion al massimo al giorno. Comunque è sicuramente più che opportuno che quella strada, la cosiddetta camionabile, diventi veramente una camionabile, no? Anche per limitare il disagio a chi abita un po' prima, alla casa che c'è di mezzo, pur essendo un po' asfaltata, però sicuramente ne soffrirebbe, e quindi questa sarà la soluzione, sperando che il tempo non sia sempre come in questi periodi qua, che ha costretto la chiusura del guado per questo periodo così lungo. La discarica, rubo un attimo quello che potrebbe dire la collega, verrà inaugurata il 29 giugno. Io ho fatto comunque, sì, a scanso di cui invece ho fatto esattamente la stessa domanda che è stata fatta qua, ma quando è che poi partono i camion per entrare in discarica? Mi è stato detto, noi smonteremo la struttura che verrà utilizzata per la discarica e la settimana successiva i primi camion inizieranno a lavorare, a portare dentro il materiale. Ecco, quindi così è. Grazie Assessore. Chiesto la parola per come secondo intervento il capogruppo del Movimento 5 Stelle Gianpaolo Biason. Prego consigliere. Grazie Presidente, ringrazio gli assessori per le risposte. Chiedo soltanto l'unica che è rimasta in evasa, il contenzioso con Pordenone per la discarica di Valle Noncello e se i revisori sono a conoscenza della questione. Grazie consigliere. Il contenzioso al bilancio con Pordenone
abbiamo accantonato quanto era stato richiesto a suo tempo, oltre 1.200.000 euro, che sono ancora là accantonati, quindi i revisori lo sanno benissimo, visto che è un accantonamento. Dopodiché, rispetto al comune di Pordenone, come è stato detto la volta precedente, se si riuscirà a trovare un accordo di buon senso che ci vada bene, meglio. Diversamente attenderemo la sentenza del Consiglio di Stato che mi risulta a luglio. Questo è il tutto. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Sì, ha chiesto la parola il Presidente del Revisore dei Conti, prego per un'ulteriore specificazione. Sì, confermo, noi abbiamo verificato la congruità dell'accantonamento per 1.328.000. Tra l'altro noi nella nostra attività, un po' come anche varie problematiche sono verificate in relazione ai debiti fuori bilancio, piuttosto a questi argomenti del contenzioso, cerchiamo sempre di mantenere un aggiornamento da parte appunto degli uffici e del segretario su questi argomenti, in modo tale che anche di poter vigilare nell'ambito del nostro ruolo, che non è appunto solo quello di controllo, ma appunto anche di vigilanza, sugli eventuali problemi che potrebbero verificarsi a fronte di queste situazioni. Per cui abbiamo già fatto più volte richiesta di avere una situazione sempre aggiornata e con questo gli uffici ci stanno venendo incontro. Grazie. Grazie Presidente. Ci sono altri interventi? Secondo intervento della consigliera Laura Sartori. Prego, consigliera. Dunque, l'ultima nota che avevo lasciato in sospeso e sulla quale voglio dire due cose è quella del progetto di finanza. Allora, abbiamo due progetti di finanza, uno che riguarda l'energia elettrica e uno che riguarda la piscina. Quello della piscina, che è un progetto di finanza di un valore di 400.000 euro, che io ho sempre contestato perché ho sempre detto che davanti alla disponibilità economica di questo comune l'adeguamento della piscina poteva assumerselo senza fare un progetto di finanza che poi dà in mano per un sacco di anni, non so più a che punto siamo, ma mi pare a qualcosa come un 20, tra i 20 e i 30 anni, no? E la piscina sempre lo stesso gestore. Ecco, adesso resto veramente sorpresa che per un progetto di finanza di 400.000 euro non si sia riusciti a completarlo nell'arco di un anno e mezzo, perché anche questo è partito a metà del 2017. Noi in commissione abbiamo cominciato a parlarne a metà del 2017 e siamo ancora qua a discuterne, al di là del fatto che io non concordo, ma siamo ancora qua a discuterne, ancora non è stato fatto niente, tanto che anche quest'estate la piscina all'aperto non mi pare si possa usare. Che dire, io sono anche contenta, insomma, di sentir dire finalmente che ci vuole tempo per fare le opere, perché come vi ho detto prima gli annunci sono tanti. Ci siamo anche presi, ma anche adesso indirettamente l'assessore Raffinci ha detto che noi siamo stati lunghi nella realizzazione di alcune opere, no? Adesso sono contenta che in effetti anche voi misuriate questi tempi lunghi, comunque questi tempi necessari per poter completare, per poter portare avanti quello che è il vostro programma. Ma del resto io penso che se noi andiamo a vedere i verbali dell'approvazione dei bilanci, noi ve l'abbiamo detto tante volte che c'era tanta carne al fuoco e che il problema sarebbe stato quello della risposta che erano in grado di dare gli uffici. Perché questo è il problema, no? Perché tra l'altro c'è una situazione anche di pensionamenti, e poi ogni tanto purtroppo capita anche qualche malattia. Insomma, praticamente la carne al fuoco che avete messo, poi la dovete tenere un po' in freezer prima di cuocerla, perché questa è la situazione. Scusate la metafora, ma penso che sia così. Ma l'avviso ve l'abbiamo dato, non è che non ve l'abbiamo dato. L'abbiamo detto tante volte questa cosa. Adesso siete qua a giustificarvi come vi siete giustificati. Aggiungo due note. Rispetto alla difficoltà anche degli uffici di gestire le cose, porto due elementi spot. Uno è quello del mancato introito
di 18.000 euro della, della produzione dell'energia con il fotovoltaico di Villa d'Arco. In commissione non ho ricevuto risposta, abbiamo fatto 150.000 ipotesi, però risposte non ne ho avute. E poi una è quella della restituzione di 54.800 euro per dei lavori socialmente utili che non sono stati fatti. Io sono rimasta sorpresa perché ogni volta che si è parlato in questo comune di povertà, e le volte sono state tante, tutte le volte la soluzione che veniva come dire, presentata era quella del ricorso al finanziamento da parte della Regione dei lavori socialmente utili. Bene, noi quest'anno dobbiamo restituire alla Regione 54.800 euro per non aver utilizzato e non aver avviato, diciamo, di interventi di lavori socialmente utili. Sono sorpresa, ma vengo confermata nella mia ipotesi che praticamente questo settore per voi è solo elemento appunto di spot, di annunci, ma poi quando concretamente vi trovate in mano 50.000 euro ve li fate scappare così, insomma, no? Probabilmente anche per difficoltà degli uffici, ma io penso che quello che serve deve essere una pianificazione un pochettino più attenta delle cose per poter portare a casa, se non, e portare a casa gli interventi che voi dite che volete fare, una volta che avete anche i soldi disponibili. Cioè, la disponibilità che voi avete è veramente tanta, e grazie sicuramente all'accordata che avete tra Regione e Comune, però stiamo attenti di non ingorgare gli uffici, perché altrimenti dovete finite anche per tornarli indietro molte risorse, se andate avanti così. Il macello, grazie, dobbiamo grazie, chiudere grazie. La partita no, entro la fine del 2018. Grazie consigliere Sartori, ha terminato, non incominci con altri argomenti. Ci sono altri interventi, se gentilmente il consigliere Sartori spegne il microfono. Ha chiesto la parola il consigliere Moreno Lisetto del Partito Democratico. Prego. Sì, grazie. Innanzitutto si potrebbe fare anche un applauso a questa amministrazione con tutto quello che si è sbandierato fino adesso. E in effetti è vero, c'è molto lavoro da fare, anche se mi trova pienamente d'accordo col consigliere Ghiani che tanti lavori magari con un inghippo potrebbe causare anche, tra virgolette, un disastro. A parte questo, quello che mi lascia un po' più perplesso, e magari diventerò anche noioso perché lo sto dicendo da molto tempo, è una domanda che faccio anche perché, avendo avuto un disavanzo così importante, non si è usato qualcosa in più nella località di Villa d'Arco. A questo punto io è una domanda che faccio all'assessore, cioè perché non si è speso di più, perché non si vuole fare un lavoro magari un po' più importante, da tenere presente che il cantiere adesso è partito. Questo qui io volevo chiedere, grazie. Grazie consigliere. Prego assessore Netto. Sì. Allora rispondo prima alla consigliera Sartori, la quale cioè, mi lascia sempre basito, ma senza parole. Allora intanto vorrei un attimo spiegarle, no? Perché magari se lei chiedesse agli uffici magari potrebbe avere le risposte senza esibire questa cosa in consiglio comunale. Allora, la difficoltà di un project finance non si misura nel suo importo, perché la normativa per un appalto da 400.000 euro, da 50 milioni di euro è esattamente uguale. Prima cosa. Seconda cosa, il project financing, se non è fatto bene, è una delle maggiori cause poi di discussioni con le ditte e tutto quello che ne va dietro. Quindi una cosa che va fatta in maniera molto attenta. Terza cosa, la normativa sul project financing è stata in continua evoluzione dal momento in cui noi abbiamo dichiarato il pubblico interesse, è cambiata più e più volte, e tante volte abbiamo dovuto chiedere più volte ai proponenti di modificare questa cosa qua. Ok? Poi, per quanto durata la durata di un project finance come la piscina, lei faccia pure un controllo anche su internet, dove vuole, come vuole, una gestione di una piscina, perché una piscina è un impianto
molto particolare a sé stante, diverso da tutti gli altri impianti. Lei vedrà che una gestione di 25-30 anni in una piscina è una durata assolutamente normale. Quarta cosa, il fatto che io abbia mai detto che i tempi della realizzazione delle opere pubbliche siano veloci o abbia sottovalutato questa problematica, questo non sta né in cielo né in terra, lei può andare a cercarlo dove vuole, io non l'ho mai detto. Ho sempre detto, fin dalla prima volta, che la migliore delle opere pubbliche, la migliore che vada dritta dal momento in cui viene pensata, 2 anni sono il tempo minimo indispensabile per fare un'opera pubblica. Questo l'ho sempre detto dalla prima volta e ripeto, ma non da assessore, da tecnico, che so come vanno le cose. Quindi le cose che lei ha detto, che ha fatto sue, che lei ha detto, e che io ho detto qualcosa di contrario, che invece andavate velocissimi, non sta né in cielo né in terra, ok? Quindi lei che faccia, crede fare bella figura verificando quello che io stesso avevo detto, le difficoltà, scusi, ma proprio non lo capisco, perché lei più spesso fa di queste cose qua. Al consigliere Lisetto, scusami, mi hanno distratto, e credo che a Villa d'Arco non siano stati spesi pochi soldi, assolutamente, perché soprattutto nell'impianto sportivo, che diventa un impianto di una rilevanza assolutamente sovracomunale, quindi stiamo parlando di milioni di euro. C'è stato fatto adesso questo primo intervento da 70.000 euro nella piazza, che migliorerà sicuramente la sicurezza. Comunque è pur vero che Villa d'Arco merita, soprattutto dal punto di vista viabilistico, sicuramente ulteriori interventi. Su questo penso non ci sia assolutamente da discutere. Devo dire che appunto il patrimonio viabilistico di Cordenos sono più di 100 km di strade, è molto vecchio, la vita media delle nostre asfaltature è ormai a 40 anni, marciapiedi di più, quindi io non mi sento di promettere che domani mattina proseguiremo un intervento su Villa d'Arco. Sicuramente però Villa d'Arco è tra i quartieri che abbisognerà sicuramente di un intervento, anche perché io lo vedrei molto bene una prosecuzione, un miglioramento della pista ciclabile che viene dal centro per far diventare, secondo me, una vera pista ciclabile. Questa secondo me sarà una bella sfida per questa o per la prossima amministrazione, e che possa arrivare in piazza. Quindi sfonda una porta aperta, però è pur vero che a Villa d'Arco sono spesi tantissimi soldi per farne comunque un centro di eccellenza, quindi vedremo più avanti. Grazie assessore, ha chiesto ora la parola all'assessore bilancio Stefano Raffini. Prego assessore. Sì, per chiarire che in realtà noi non ci siamo lamentati del personale, il personale sta facendo molto. Noi stiamo semplicemente rispondendo a coloro che portano avanti la tesi che le opere sono ferme e che dovevamo finirle in un anno. Allora a quel punto io ho evidenziato che anche opere del passato hanno richiesto del tempo. Quindi non stiamo giustificando nulla, stiamo replicando a chi dichiara che nel 2018 non abbiamo finito tutte le opere, quando ci sono 25 opere, e semmai la valutazione complessiva verrà fatta una volta conclusa la legislatura. Per quanto riguarda i pannelli solari, mi sono informato successivamente alla commissione a Villa d'Arco, hanno avuto delle rotture ripetute e quindi ciò ha compromesso l'entrata. E per quanto riguarda gli LSU, che abbiamo restituito dei soldi alla Regione, è già stato detto in commissione dalla dottoressa Lovato che vi sono state poche domande. Quindi a fronte di poche domande abbiamo restituito quello che si doveva restituire. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Scusi, per motivi personali. Per quale motivo? Mi dica l'oggetto però. Per la risposta che mi ha dato l'assessore Netto. Ma non, sì, non ci sono. Io ritengo di dover chiarire una cosa, per motivi personali. Cioè, l'assessore Netto non mi può dire di recarmi negli uffici quando io negli uffici ci vado e quando incontro difficoltà, perché non ricevo tutte le volte risposte esaustive e perché vengo spedita da un ufficio all'altro. Per cui se c'è una persona alla quale non bisogna dire consigliere vada a informarsi negli uffici, quella persona sono io
e lei lo sa, perché ogni volta che vengo nel suo ufficio e anche in altri uffici, lei piomba sempre dietro la schiena, magari per salutare, per salutare, però lei è sempre lì pronto a dire: guardate che ci sono. Secondo intervento del consigliere Zancai di Forza Italia. Prego, consigliere. Grazie. Avevo un intervento sulla discarica, ma mi sembra che sia stato ampiamente discusso, perché nei 10 minuti precedenti non ero riuscito a toccare l'argomento. Quindi mi reputo esaustivo, cioè è stato completato l'argomento e quindi non ritorno. Invece un passaggio che non mi torna chiaro. Allora, quando abbiamo parlato, parlato il consigliere Biagion di ATAP, siamo d'accordo che ormai siamo arrivati agli sgoccioli per quanto riguarda le riserve della stessa, e quindi non sarà più spremibile oltremodo questa realtà, quindi dovremo pensare a risorse alternative. Però non mi ritorna l'argomento che ha toccato l'assessore Raffin, che ha detto: si venderà ATAP, si venderanno le quote di ATAP e con i proventi progetteremo cose importanti per il territorio. L'ultima volta aveva parlato di un conferimento in Friulia. Le due cose non collimano, e parlava di una partecipazione e di un conferimento in Friulia. Conferimento vuol dire non oneroso, e quindi non capisco quale delle due realtà sia quella che si percorre in questo momento. Grazie. Grazie consigliere, la risposta. Siamo rimasti alla volta scorsa che abbiamo parlato, non ci sono novità, se non che dovrà essere costituita questa società nella quale conferire. Ma noi contiamo di incassare anche qualcosa, non solo di conferire. Poi si può conferire tutto, si può conferire una parte, quindi ci può essere un misto di cose. Quindi non vi è contraddizione negli interventi. È che il tutto è ancora fermo, in quanto attendiamo anche noi le decisioni che verranno prese a livello regionale, se il percorso suggerito va bene o se viceversa ci sono delle novità normative che portano a cambiare ciò che si è previsto di fare attualmente, insomma. Poi lei sa quanto me, perché anch'io prendo diverse cose nei giornali, specialmente su argomenti che hanno portata alla sovracomunale. Grazie assessore, chiesto ora la parola il capogruppo del Partito Democratico come secondo intervento. Sì, solo due note sulla base anche di quello che ho sentito. Una è relativa alla questione della difficoltà a procedere per quanto riguarda gli espropri nell'incrocio dove si deve realizzare la rotonda, quindi via San Francesco, via Sclavons. Io faccio questo appunto: attenzione che in uno studio di fattibilità bisogna anche contemplare quelle che possono essere le difficoltà a fare quel tipo di procedimento espropriativo, perché succede spesso che una buona parte del tempo vada speso proprio a risolvere problemi quando ci sono proprietari che non trovi neanche più e che magari chissà dove sono, e che quindi questi aspetti vanno, per quanto possibile, perché è ovvio che ci possono sempre essere degli imprevisti, ma in quel caso lì non tanto il politico quanto il tecnico dovrebbe andare a verificare se ci sono problemi, sono possibili questi tipi di problemi, e cercarne di stimare la possibilità che i tempi si allunghino. L'altra cosa è riguardante quanto accennava prima l'assessore Raffin sui tempi. I
tempi sono certamente nel pubblico un qualche cosa che non è paragonabile al privato. È anche vero che però rispetto alla questione della palestra qui dell'Aldo Moro è cambiato il sistema. Prima tu potevi anche iniziare un'opera con un primo lotto finanziato e l'altro aspettando che ti potesse essere finanziato, cosa che peraltro in questo caso c'era una disponibilità, e allora era l'assessore De Anna che aveva garantito che ci sarebbe stato un secondo finanziamento, ma oggi non è più possibile fare un'operazione del genere. No? Sì, primo lotto, ma il fatto che si sia fermato è perché non c'è stato il finanziamento del secondo lotto e nel frattempo c'è chi, l'amministrazione precedente, aveva fatto scelte diverse, rallentando oltremodo la possibilità di completarlo. Adesso con l'armonizzazione contabile e il finanziamento delle opere, o tu hai finanziato interamente l'opera o se no non parti nemmeno, e questo è a garanzia della possibilità che un'amministrazione porti a compimento un'opera, cosa che nel passato non era possibile. Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, aprirei la fase delle dichiarazioni di voto, considerato che abbiamo discusso abbondantemente questo punto. Pertanto, dichiarazione di voto, prima di mettere in votazione il punto numero 4. Qualche capogruppo vuole farsi avanti? Non ci sono dichiarazioni di voto, pertanto procedo con la messa in votazione, l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018. Astenuti? Nessun astenuto? Voti favorevoli? Allora abbiamo la consigliera Sartori. Il primo voto è quello che conta, quindi... Allora, voti favorevoli la maggioranza, composta da consigliere Bernardi, Bazzo, Gobbo, delle vedove Quas, Girolamo e Scian. Sì, ok. Polese, Ortolande, Zance, Leperin, Longo, Dolcet, De Royer, Serio e Baletti. Voti contrari la minoranza presente. Quindi Sartori, Cervesatto, Lisetto, Ghiani, Zancai, De Anna e Biason del Movimento 5 Stelle. Pertanto con 16 voti favorevoli e 7 contrari dichiaro il punto 4 approvato. Metto in votazione anche l'immediata eseguibilità. Astenuti? Si astiene il gruppo di Forza Italia e il gruppo del Movimento 5 Stelle. Voti favorevoli, il resto del Consiglio Comunale. Pertanto, con 3 voti astenuti e 20 voti favorevoli, dichiaro il punto numero 4 immediatamente eseguibile. Veniamo al punto numero 4 bis, variazioni al bilancio di previsione 2019-2021. Anche qui per la presentazione cedo la parola all'assessore. Al bilancio, prego. Sì, l'applicazione di 130.000 che ho citato prima per le, diciamo, urgenze necessarie, la prima riferita al macello comunale con i 50.000, l'altra alla via Sclavons 30.000 per ottenere i decreti regionali ed infine 50.000 per il gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio presso la palestra di Villa d'Arco. Grazie Presidente. Grazie Assessore, dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi. Non ci sono interventi, pertanto apro la parte delle dichiarazioni di voto, se qualche capogruppo volesse fare un commento
su questo punto, allora si è prenotato come dichiarazione di voto il consigliere Giampaolo Biason del Movimento 5 Stelle. Sì, grazie Presidente, noi non siamo favorevoli in particolare per la priorità data al macello, perché per noi ce n'erano ben altre. Grazie consigliere, si è prenotato ora il consigliere Zancai di Forza Italia. Sì, le abbiamo elencati prima questi argomenti, quindi ritenevo assurdo riprendere gli stessi argomenti che abbiamo toccato prima. Mi ha visto votare contro il bilancio in questo senso, pur capendo che sono cose importanti da avviare, noi e il gruppo Forza Italia si astiene. Grazie. Il consigliere, ha chiesto ora la parola il capogruppo del Partito Democratico Giovanni Ghiani. Sì, come gruppo del PD su questo punto specifico ci asteniamo. Grazie consigliere, ha chiesto ora la parola la consigliera Laura Sartori. Beh, diciamo che la discussione che abbiamo fatto prima comprende anche le valutazioni di questa applicazione dell'avanzo di bilancio e anch'io dichiaro la mia astensione. Grazie consigliera. Pertanto diciamo che possiamo procedere con la messa in votazione del punto 4 bis, variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Astenuti consigliera Sartori, il gruppo del Partito Democratico, il consigliere Cervesato, il gruppo di Forza Italia. Voti favorevoli, la maggioranza. Voti contrari, il gruppo del Movimento 5 Stelle. Pertanto, con 5 voti astenuti, 16 favorevoli e 2 contrari, dichiaro il punto 4 bis approvato. Metto in votazione anche qui l'immediata eseguibilità. Astenuti? Nessuno. Voti favorevoli? Abbiamo consigliere Sartori, consigliere Cervesato, il gruppo del Partito Democratico, il consigliere Zancai, la maggioranza. Voti contrari, il gruppo del Movimento 5 Stelle. Quindi con 21 voti favorevoli e 2 contrari dichiaro la presente delibera immediatamente eseguibile. Ringrazio i revisori dei conti presenti, che immagino che poi ci lasceranno i lavori. Ringrazio per il lavoro svolto e proseguiamo con il punto all'ordine del giorno numero 5, interrogazione presentata dal consigliere di Forza Italia riguardante le vendite immobiliari della società ATAP. Ne do lettura. Illustrissimo sindaco, appare sulla stampa locale che una società partecipata del comune stesso, ATAP, ha venduto un immobile di proprietà perché non strategico. Cortesemente può darci alcune informazioni del perché vengono assunte queste delibere che vanno a far perdere soldi ai cittadini soci di ATAP, società pubblica? Lei, sindaco, sapeva che la palazzina di Via Damiani, dopo anni di trattative, era diventata completamente di proprietà di una società che si chiamava Immobiliare Palmanova, controllata al 100% da ATAP, e tutte le unità che componevano tale palazzine erano a rendita, affittate, e il valore dell'immobile tutto aveva acquistato ovviamente un valore aggiuntivo. Ora, per prima cosa, sarebbe opportuno capire perché ATAP abbia voluto fare una fusione per incorporazione con l'immobiliare Palmanova, portandosi dietro solo immobili e liquidità, quando la mission di ATAP è il trasporto pubblico locale. Se non si riteneva più strategico avere queste proprietà, perché non si è provveduto a mettere in vendita la società Immobiliare Palmanova? Infine, la parte più importante, perché vendere un pezzo ex Calice d'Oro dopo poco più di un anno, andando a buttare via soldi dei cittadini vendendo a 20.000 euro in meno rispetto al valore di acquisto? In attesa porgo un cordiale saluto, firmato Loris Zancai, e appunto invitando
a targo della, dell'interrogazione c'era l'invito al Presidente appunto da venire a essere inserito nel primo Consiglio Comunale. Cedo la parola al Consigliere Zancai per una presentazione. Prego, Consigliere. Grazie Presidente. Questa interrogazione mi è giunta spontanea dopo aver visto dalla stampa alcuni articoli che riportavano appunto questa vendita di questo immobile. Mi sono informato un po' della cosa e ho recepito questa incongruità. Un'incongruità che parte da una delibera del Consiglio Provinciale numero 10 del 24 del mese di marzo, dove ci vedeva in merito a questi argomenti e quindi alle mission in particolare, assieme al sindaco che firmava il documento, e dove chiedevamo ad ATAP, allora, penso come ora, di, e lo dice il sindaco in un articolo del 16 del 4, e leggo, ho messo sui occhiali perché è molto piccolo, l'operato del Presidente rispecchia, dice il sindaco, ciò che i soci avevano espresso, ovvero una gestione focalizzata sull'attività del trasporto pubblico, che disloca l'impegno delle attività societarie che non sono attinente ad esso. Quindi conferma esattamente quello dalla delibera del numero 10, ripeto, del mese di marzo 24 per l'esattezza dell'anno 2015. La domanda che faccio in questa interrogazione è proprio la missione. Cioè, perché nel momento in cui si parla di mission del trasporto pubblico, si fa una fusione dell'immobiliare Palmanova in ATAP al 100%, con tutti i costi annessi e connessi? Primo. Secondo, si vende a spezzatini, cioè un locale alla volta, penso con questi risultati, venendo meno 20.000 euro dopo un anno e mezzo, sicuramente adesso mi verranno lette le perizie del signor tipo che col deperimento dell'edilizia e la crisi, tutte storie molto molto sensate e quant'altro. Però mi domando altrettanto, visto la mission, come mai nella vendita, nel piano delle vendite di ATAP si esce da MOM, che cos'è? Non è nient'altro che l'ATAP di Treviso, presieduta dal presidente Giacomo Colladon, in quiescenza senza stipendio, e che si tratta di trasporto pubblico, di trasporto, e si esce da questa mission che fa parte della mission di ATAP e si tiene un immobiliare. Cioè, sono delle incongruenze che non comprendo. In più aggiungo che mi pare non logico vendere a pezzi una realtà immobiliare e soprattutto una palazzina, come scrivo appunto, che se si tratta di un intero edificio acquisisce un valore. Vendendo la parte sottostante, che è un esercizio pubblico chiamato Calice d'Oro, aveva già comportato in passato problemi di rumore, di dislocazione di tavolini, dove i condomini avevano già fatto diverse osservazioni e arrivati anche a dei contenziosi con lo stesso. Quindi io non mi capisco neanche io su questo e ho voluto porre alla sua attenzione questa domanda. Grazie. Grazie consigliere, cedo la parola per la risposta al sindaco Andrea Delle Vedove. Prego sindaco. Grazie Presidente. Allora, per rispondere a questa domanda innanzitutto bisognerebbe farsi delle domande come soci oltre che come cittadini e chiedersi soprattutto come mai
è stato comprato un bar e degli appartamenti da una società che fa trasporti. Ma andando nei dettagli, bisognerebbe un attimino capire di questa società immobiliare la storia, e per questo ho dovuto vedere un attimino, attraverso una ricerca, una relazione per capire di cosa stiamo parlando, perché è un po' limitativo parlare esclusivamente della questione vendendo a 20.000 euro in meno rispetto al valore d'acquisto il calice d'oro e tutto quello che c'è dietro. Ecco. Allora, la storia di questa immobiliare Palmanova nasce nel 2000 mediante l'atto di cessione di quote di società a responsabilità limitata. Il consorzio Aptap acquisisce la proprietà del 95% dell'immobiliare Palmanova SRL. In data 16/2 del 2000 il consorzio Aptap si trasforma in società per azioni. In data 23/1/2001, mediante l'atto di cessione delle quote Aptap, diventa unico socio dell'immobiliare Palmanova. Nel periodo intercorrente fino al 1/10 del 2018, data di incorporazione, l'Aptap SPA è risultata il socio unico dell'immobiliare Palmanova. E seppure socio unico, non è mai stata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Aptap. Nel periodo che intercorre tra il 1 maggio del 2010 e il 30 settembre del 2018, il presidente del consiglio di amministrazione di Aptap è risultato essere anche amministratore unico dell'immobiliare Palmanova. Successivamente, il 30 del 9 del 2018, c'è stata la sostituzione con l'ultimo presidente e l'attuale presidente Gaspardo. In data 11 novembre 2011 si è tenuta un'assemblea ordinaria degli azionisti Aptap con all'ordine del giorno società partecipate da Aptap, definizione indirizzi strategici da conferire al consiglio di amministrazione. E si riporta quanto risulta dal verbale dell'adunanza, limitandosi alla discussione sull'immobiliare Palmanova. Il Comune di Pordenone ha chiesto di limitare le attività immobiliari dirette o indirette alle sole operazioni accessorie al trasporto pubblico locale. Il Sindaco di Pordenone dichiara che l'attività immobiliare diretta e indiretta tramite società collegate deve essere funzionale al trasporto pubblico locale. Successivamente viene prevista la focalizzazione dell'attività della controllata immobiliare sul trasporto pubblico, così come richiesto dai soci nell'assemblea appunto del novembre 2011. Su richiesta del Presidente, i soci all'unanimità, per quanto di competenza, condividono il piano industriale 2012-2014 presentato dal Consiglio di Amministrazione e gli indirizzi strategici previsti. Dopo tre mesi, contrariamente a quanto presentato all'Assemblea degli azionisti, in data 20 gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione Aptap, nell'adunanza in data 12/4/2012, approva un progetto di bilancio svalutando la partecipazione per un importo di euro 250.000. L'Assemblea degli azionisti in data 11/5/12 approva il bilancio di esercizio al 31/12/2011. Un anno dopo, contrariamente a quanto presentato all'Assemblea degli azionisti in data 20 gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione di Aptap SPA, nell'adunanza del 29/5/2013, approva un progetto di bilancio svalutando ulteriormente la partecipazione per un importo di euro 153.800. L'Assemblea degli azionisti approva il bilancio di esercizio 2012. A puntuale evidenza dell'andamento dei valori tempo per tempo dell'immobiliare Palmanova e della sua coerente rappresentazione nel bilancio della controllata Aptap, si evince che Aptap non ha mai percepito in 20 anni alcun dividendo. In data 17/11/2016, l'immobiliare Palmanova acquisisce una perizia di stima non giurata con la quale viene determinato il valore dell'attività commerciale muri in euro 164.150. Peraltro nella perizia risulta annotato, nel caso di vendita dell'immobile in argomento, il prezzo determinato con la presente perizia di stima può essere oggetto di oscillazione in diminuzione o in aumento in ragione del preciso momento storico caratterizzato dalla grande instabilità del mercato. In data 31/3/2017 l'immobiliare Palmanova acquista l'attività commerciale per l'importo di euro 163.000. In data 29/7/2017 si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione di Aptap.
in data 15/12/2017 il Consiglio di Amministrazione ATAP ha proposto all'Assemblea degli azionisti, che ha conseguentemente deliberato, la fusione per incorporazione della controllata immobiliare Palmanova. In data 26/4/18 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il progetto di fusione per incorporazione della società immobiliare Palmanova nella società ATAP. L'immobiliare Palmanova SRL è stata praticamente provveduta a richiedere un'ulteriore perizia giurata questa volta, e il valore dei muri è stato determinato in una forchetta che va da 155.000 a un valore di pronto al realizzo di 140.000 euro. In data 24/4/18 è stato approvato il bilancio riferito all'esercizio 17 dell'immobiliare Palmanova, da cui è emersa una perdita di euro 542.777 in seguito al riallineamento dei valori degli immobili rivenienti dalla perizia giurata. Le risultanze economiche e patrimoniali del bilancio dell'immobiliare Palmanova sono state prontamente recepite nel bilancio della controllata ATAP approvato nell'Assemblea dei Soci in data 15/6/2018. La cessione in blocco dell'immobiliare Palmanova non risultava perseguibile in relazione agli asset rivenienti dalla perizia giurata. Le risultanze economiche e patrimoniali del bilancio dell'immobiliare Palmanova sono state prontamente recepite nel bilancio della controllata ATAP nell'Assemblea dei Soci del 15/6/2018. La cessione in blocco dell'immobiliare Palmanova non risultava perseguibile in relazione agli asset della stessa detenuti, e quindi basta vedere il bilancio del 2017. In data 2018 è pervenuta un'offerta di acquisto dell'attività commerciale dei muri per 142.500, perfettamente in linea con quanto periziato. In data 3/9/18 è stata data evidenza dell'avvio di vendita sul quotidiano Il Messaggero Veneto. Eventuali offerte dovevano essere presentate entro il 15 settembre del 2018. In data 1/10/2018 è avvenuta l'incorporazione dell'immobiliare Palmanova in ATAP. In data 8/11/2018 il Consiglio di Amministrazione ATAP ha deliberato di procedere alla sottoscrizione dell'atto di vendita dell'attività dei muri e viene successivamente contrattualizzata la concessione di attività dei muri. Per quel che riguarda dunque la vita di questa società immobiliare, la cui esistenza chiaramente ha inciso nei bilanci anche poi dell'ATAP, si evidenziano, andando a vedere gli esercizi dal 99 al 2017, delle svalutazioni per circa 897.000 euro con utili percepiti pari a zero. Quindi questo è quello che è emerso nella breve storia di questa realtà, e si evidenzia il fatto che quindi questi presunti 20.000 euro sono frutto quindi di una perizia non giurata, e che quindi la vendita è caratterizzata da una valutazione su una forchetta che andava da 142.000 a 159.000, e la vendita è a 144.000, è perfettamente in linea con quanto previsto. Mi pare di aver detto tutto. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Cedo la parola nuovamente al consigliere Zancai per ritenersi o meno soddisfatto. Prego, consigliere. Tanto grazie. Io spero che quella risposta mi venga recapitata o data in copia, che voglio leggermela per bene, perché è stata fatta la storia di una società che non chiedevo, e invece quello che mi interessava capire, perché si è creato dal mio punto di vista una bella cortina di nebbia attorno, ma alla fin fine la realtà è che si è pagata 164.000 e si è venduta a 142.000. Questa è la realtà dei fatti, e tutto il resto, perizie, controperizie e queste cose che si dicono e che si parla. Io dicevo appunto prima, quando mi riferivo al macello, ne abbiamo fatte di perizie, controperizie, pareri e contropareri
alla fin fine abbiamo visto dove siamo andati, no? Allora le carte si lasciano scrivere, i periti tutti lodevoli dai primi della classe e gli ultimi si fanno pagare quello che scrivono. Quindi io guardo la sostanza e la sostanza è questa. Grazie. Pertanto, logicamente, non mi ritengo, ringrazio per la risposta, soddisfatto del prosequio e lo sviluppo, no sicuramente, ma insomma prendo atto che questo è stato fatto, quindi no, non soddisfatto. Quindi chiedo comunque tutto quello che il sindaco ha letto, se mi può essere ricapitato, perché è interessante approfondire. Grazie consigliere. Procediamo a quel punto all'ordine del giorno numero 6, avente per oggetto ordine del giorno presentato dal consigliere di sinistra in comune sulla pubblicazione analisi e valore dell'acqua degli acquedotti che riforniscono i cittadini di Cordenonse. Ne do lettura. Recentemente il comune di Eviano si è trovato a dover sospendere l'erogazione dell'acqua da acquedotto. Dei rubinetti usciva acqua scura e maleodorante e per far fronte alla situazione hanno dovuto ricorrere alla fornitura di acqua con autocisterne per circa un mese. In seguito a questo evento mi sono attivata per verificare qual era la situazione a Cordenons, informandomi presso gli uffici preposti. Nella mattinata di oggi sono arrivata a constatare che i dati relativi alla salute dell'acqua degli acquedotti, da cui ci approvvigioniamo, da tempo non vengono pubblicati nel sito comunale e più precisamente nel settore amministrazione trasparente. Questa ordine del giorno è datato 7 maggio 2019. Stante che c'è un obbligo normativo a rendere pubblici i summenzionati dati, atteso che il sindaco per legge è responsabile della salute dei cittadini, il Consiglio Comunale impegna il sindaco ad attivarsi nel merito per ottenere dai gestori, LTA e GEA, degli acquedotti San Giovanni, Pip, Pordenone, che riforniscono ad acqua al comune di Cordenons, i risultanti delle analisi relative a potabilità e stato di salute del tè dell'acqua che i cittadini bevono e usano per scopi domestici, a farsi segnalare nei casi in cui si ricorre alla miscelazione d'acqua quale acqua viene utilizzata e in quale percentuale, ad attivarsi altresì per ottenere i dati relativi ai controlli campione che si effettuano presso i pozzi privati, a pubblicare settimanalmente nel settore amministrazione trasparente del sito del comune i dati richiesti. Firmato Laura Sartori, consigliere comunale di Sinistra in Comune per Cordenons, a cui cedo la parola per la presentazione. Prego, consigliere. Dunque, a dimostrazione che negli uffici ci vado, sono stata a chiedere informazioni su questo argomento due volte a distanza di un mese, perché avevo posto delle domande e avevo lasciato anche del tempo, diciamo, agli uffici di informarsi, proprio perché ritenevo che fosse una cosa che aveva comunque bisogno del suo tempo, no? Per cui quando scrivo che noi attingiamo acqua sia dai due acquedotti di San Giovanni, aspettate che problemi qua di vista, San Giovanni è, dove lo trovo qua che non mi ricordo più, dove l'ho messo, dell'acquedotto di San Giovanni, quello che sta nell'area, nella zona del PIP, e anche da Pordenone, questa mia indagine ha ricevuto conferma, perché quando c'è scarsità di acqua negli altri due acquedotti per motivi X, possiamo attingere anche da quello di Pordenone, per cui noi attingiamo a questi tre acquedotti. Visto che praticamente venivo rimandata ad andare nel sito a vedere quali erano le analisi dell'acqua,
ho trovato che le analisi dell'acqua ultime, nel momento in cui ho fatto l'ordine del giorno, risaliva al 18 marzo una e al 23 aprile l'altra. Su quello della GEA a cui ci riforniamo per l'acquedotto di Pordenone, non ho trovato niente. Avevo anche chiesto, come ho detto nell'ordine del giorno, quando e in che percentuale si miscela l'acqua con altra acqua esterna, perché quasi tutti gli acquedotti lo fanno e so che il comune di Pordenone lo fa in diverse situazioni. Su questo non ho ricevuto risposte verbali e non ho trovato elementi. Allora, io ritengo che sia necessario avere delle analisi dell'acqua pubblicate in una forma molto più frequente, perché avere le analisi dell'acqua a 3 mesi dopo non ti dice quanta acqua, che tipo di acqua hai bevuto nell'arco di quei 3 mesi, e oltretutto quello che ho trovato nel rimando al sito della LTA è un'analisi dell'acqua di una situazione basica. Per esempio qui non c'è niente sul livello di atrazina, eppure penso che possiamo essere interessati e penso che è un'analisi che dovrebbe essere fatta. Noi sappiamo che il territorio è interessato anche dall'uso di pesticidi. Le analisi dell'acqua dovrebbero comprendere anche un'analisi di qualche pesticida più usato comunemente, non ci si dovrebbe basare a fare le analisi dell'acqua solo degli elementi base. Devo dire la verità che sarà così che si faranno le analisi dell'acqua, però trovare che per quanto riguarda il cloro residuo non ci sia un valore limite mi ha sorpresa anche un po'. Però io ricordo che in passato, fino a qualche anno fa, avevamo un monitor all'ufficio ambiente collegato praticamente con chi ci gestiva l'acqua e si poteva interagire per verificare qual era, come dire, la situazione nel momento in cui tu lo andavi a verificare, anche perché immagino che l'acquedotto venga monitorato costantemente, cioè non è che non venga monitorato tra l'analisi dell'acqua e tra un'analisi dell'acqua e l'altra. Per cui mi chiedo perché il cittadino non debba poter verificare in qualsiasi momento, magari anche recandosi negli uffici, qual è in quel momento la situazione della salute dell'acqua che beve. Perché avere queste analisi una tantum per me non è trasparenza. Difatti, devo dire che questa osservazione che sto facendo io oggi l'ha fatta addirittura anche il sindaco di San Quirino quando c'è stata la questione dell'acqua di Aviano. Si era lamentato proprio con LTA perché le analisi che venivano pubblicate non erano sufficientemente, come dire, ravvicinate. Per cui non sto facendo una domanda che sta fuori dal mondo. Io penso che il sindaco debba esaminare questa situazione, debba attivarsi presso LTA per poter avere le risposte che chiedo, perché quella della miscelazione proprio non ho ricevuto nessuna risposta e non c'è nessun dato nel merito, ma per poter consentire alla popolazione di vedere quello che beve, ma anche penso che sia interesse di chi governa la città, cioè del sindaco e della sua giunta, di poter avere un controllo più stretto e più serrato della situazione della qualità dell'acqua. Per cui voi mi avete anche risposto attraverso la stampa e mi ha risposto anche il presidente di LTA, ma non è quello, cioè dirmi che va tutto ben, madame Adore, te lo garantisco io, non è sufficiente. Io lo devo vedere garantito in queste carte qua e lo devo avere garantito anche su delle sostanze, su dei prodotti che vengono utilizzati nel territorio, che sono praticamente prodotti che conosciamo, quantomeno alcuni, perché insomma li conosciamo. Tra l'altro
l'associazione naturalistica ha denunciato, no, in questi giorni l'utilizzo di alcuni prodotti. Per cui io penso che questi prodotti, come vengono utilizzati qui nel territorio di Cordenone, magari vengono utilizzati anche nel territorio che sta più su, che poi fa finire queste sostanze nelle falde, e anche se in forma diluita, ma magari ci arrivano poi nella nostra acqua. Io penso che questo sia una che il sindaco si debba prendere nei confronti di LTA, proprio per indurre LTA a approfondire, diciamo, questo tipo di analisi per andare più a fondo. Non funziona niente qua. Tra l'altro mi sa che non funziona neanche lo streaming. Funziona lo streaming? Ok, lo streaming non funziona neanche stasera. E scusate perché adesso mi perdo. Cioè, è una responsabilità che il sindaco ha, e rispetto a questo dovrebbe dare una risposta, e dovrebbe anche attivarsi presso LTA per ottenere delle analisi più precise, più approfondite e anche più specifiche, ecco, adesso mi viene il termine, più specifiche, proprio perché quello che si mette a rischio è la salute del cittadino. Grazie consigliera per la presentazione. Dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi. Ha chiesto la parola l'assessore all'ambiente Lucia Buna. Prego, assessore. Sì, buonasera presidente, buonasera a tutti. Allora, ha delle informazioni errate, consigliera Sartori, e mi spiace che non sia venuta direttamente dal sindaco o da me, che in questo argomento sono fortunatamente edotta. L'amministrazione comunale, consigliera Sartori, non scherza con i servizi che vengono erogati ai cittadini. Non giochiamo con le normative e verifichiamo che vengano rispettate dai nostri gestori. Il decreto legislativo numero 31 del 2 febbraio 2001 stabilisce una serie di controlli a cui l'acqua distribuita alle abitazioni dei cittadini attraverso l'acquedotto deve essere sottoposta per garantirne la qualità e la salubrità. Questi controlli sono di due tipologie, i controlli esterni e i controlli interni. I controlli esterni sono svolti dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mentre quelli interni sono svolti da Livenza Tagliamento Acque, gestore del servizio idrico integrato, mediante laboratorio di analisi esterno accreditato a Credia. Le analisi sulle acque potabili che Livenza Tagliamento Acque svolge inoltre si distinguono in analisi di routine che hanno lo scopo di determinare la qualità e la quantità dei costituenti principali e analisi di verifica con le quali si esegue un controllo approfondito sulla presenza di possibili contaminanti chimici o biologici. Livenza Tagliamento Acque, con l'obiettivo di fornire acqua sempre salubre e pulita, effettua un numero superiore di controlli rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente. Annualmente vengono effettuati circa 2.200 prelievi di campioni d'acqua e sottoposti ad analisi un totale di quasi 40.000 parametri. Si precisa che se l'immobile non è servito dall'acquedotto gestito da Livenza Tagliamento Acque, ma l'approvvigionamento idrico avviene attraverso un pozzo artesiano privato, i controlli sulla qualità dell'acqua non sono di competenza del gestore, ma spettano al proprietario dell'immobile. I dati relativi alle analisi si trovano nel nostro sito all'interno dell'amministrazione trasparente settore ambiente, dal quale attraverso un link si entra direttamente nel sito di LTA. Quindi non dobbiamo neppure tenere aggiornati questi dati, perché si aggiornano da soli nelle date previste dalla normativa. Non è assolutamente prevista la pubblicazione settimanale. Ricordo poi che l'85% dell'acqua proviene dall'acquedotto di San Giovanni, che risulta l'unico in provincia senza residui di DACT, che la DACT è il metabolita che deriva da un composto di degradazione della atrazina. Quindi siamo l'unico comune in provincia, ancora ad oggi, ad avere questa
peculiarità, nonostante tutte le situazioni critiche che sono venute anche in questi mesi ad Aviano, come lei ha riportato, e alle preoccupazioni del sindaco di San Quirino. Noi fortunatamente non abbiamo questa problematica. E inoltre la zona industriale, ormai da quasi la cosiddetta PIP, ormai da quasi 2 anni, viene rifornita con lo stesso acquedotto di San Giovanni attraverso un bypass che è stato realizzato dal gestore a suo tempo Sistema Ambiente. Quindi non ci riforniamo più dall'acquedotto che proviene dal comune di Pordenone. Resta un residuo, una percentuale che si aggira sul 15% nella zona nord di Cordenons, che utilizza acqua proveniente dall'acquedotto di via San Daniele, nel quale vengono utilizzati i filtri a carboni attivi. Tengo a precisare che il comune ha come unico gestore Livenza Tagliamento Acque. Da qui si desumono i dati e le rilevazioni. Ad esempio Porcia, che viene approvvigionato completamente con acqua proveniente da Idrogea, pur essendo un comune all'interno di LTA, non fa nessun riferimento a Idrogea nel proprio sito, ma tutto passa attraverso LTA. Inoltre, i controlli regolari, che vanno ad aggiungersi ai controlli a campioni previsti dall'ARPA regionale, dall'azienda dei servizi sanitari, e i controlli batteriologici sono eseguiti ogni 15 giorni. Una volta al mese si aggiungono anche analisi di tipo chimico-fisico e una volta all'anno, sulla base delle prescrizioni di legge, le analisi dell'acqua riguardano uno spettro di parametri più ampio, includendo la ricerca di eventuali presenze di diserbanti atrazinici o altre sostanze tossiche. Bene, questo è quanto possa rispondere alle perplessità della consigliera Sartori. Grazie. Grazie, assessore. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi, c'è il secondo intervento della consigliera Sartori. Prego, consigliera. Allora, intanto apprendo che dopo essere andata negli uffici devo andare anche dagli assessori, perché mi sorprende che l'assessore Buna se ne dispiace del fatto che non sono andata da lei e dal sindaco. Vedete un po' come sistemare questa cosa, perché io penso che quando vado negli uffici e faccio delle domande devo ricevere delle risposte. Ora, già come dicevo, vengo spedita da una parte e dall'altra, adesso mi manca solo che dopo aver girato 3 uffici magari venga spedita anche dal sindaco per avere le risposte. Io non ho messo in dubbio quelle che sono i dati che vengono pubblicati nella pagina di LTA. Ho solo espresso il fatto che c'è la necessità che questi dati che vengano pubblicati più frequentemente. Dopodiché, che vengano pubblicati come previsto dalla legge, per me non cambia niente, perché se noi offriamo un servizio migliore e superiore di quello che la legge prevede, non c'è niente che ce lo impedisce. Bisogna solo assumere questa responsabilità e scriverle le cose. Che mi venga detto che non c'è questa sostanza, non c'è quest'altra sostanza, quest'altra ancora è dentro i parametri, io lo voglio vedere scritto, io lo voglio leggere e lo voglio vedere scritto. Perché scusate tanto, guardate quello che non sta succedendo nel Veneto col PFAS. Cioè, dobbiamo arrivare a quei livelli per accorgerci che abbiamo bevuto qualcosa di strano, perché se alcune analisi vengono fatte una volta all'anno, la cosa mi preoccupa ancora di più, perché significa che intanto che alcune analisi vengono fatte, probabilmente io corro il rischio anche di assumere determinati elementi nocivi, se ho capito bene il discorso. Ma la normativa è una normativa di quello che devi assolutamente fare.
se noi facciamo qualcosa di più, la normativa non ci dice non fare, guarda che sei fuori norma. Anzi, se facciamo qualcosa di più e se chiediamo un controllo più stretto e se le pubblicazioni dei controlli le pubblichiamo, non andiamo fuori norma, signori. Semplicemente rendiamo più trasparente e diamo risposte alla gente, perché questa cosa è scaturita anche da alcune richieste che mi sono state fatte da alcuni cittadini, e le tranquillizziamo. Dopodiché, vedete un po' voi, insomma, io penso che ci sia una responsabilità anche nei confronti del cittadino. E non come ho detto prima, io non mi accontento del fatto che mi venga detto va tutto bene, madame Doré, perché il giorno che ci accorgiamo che non va bene, le passa tardi. Grazie consigliere Sartori, se non ci sono altri interventi c'è il consigliere Ghiani del Partito Democratico come primo intervento. Prego consigliere. Sì, allora rispetto a questo tema credo che la sollecitazione che viene dalla consigliera Sartori sia importante da cogliere. Su questo versante, quando noi parliamo tanto di rassicurare la gente su quelli che sono gli elementi che riguardano, no, la vita nella sua essenzialità, che vuol dire appunto condizioni di sicurezza, no, fisica, ma quando parliamo di sicurezza fisica parliamo anche di tutto ciò che riguarda la salute del cittadino. E l'utilizzazione, per motivi ovviamente per motivi di salute umana e quindi di assunzione d'acqua da parte dei cittadini, è fondamentale, è uno dei beni primari in assoluto. Allora, le società che sono specializzate per questo trattamento e del ciclo idrico integrato, noi immaginiamo che abbiano coscienza professionale, capacità, ma non dobbiamo mai dimenticarci che uno, il sindaco in quanto primo cittadino è anche il primo responsabile della salute di tutti i cittadini che abitano in quel comune, e secondariamente c'è anche un effetto psicologico di rassicurazione dei cittadini su quello che assumono, in questo caso in primis l'acqua. Per cui laddove succedono certi casi che inducono anche in maniera di buon senso, no, a immaginare che se in un comune tutto sommato vicino c'è una situazione che desta allarme, a Cordenonce, paese vicino, è legittimo immaginare o pensare anche attraverso delle situazioni anche personali, perché ci sono segnalazioni anche da parte di cittadini in varie zone della città che magari ci sono delle anomalie. Allora il fatto di rendere trasparente nella maniera più efficace possibile, il che vuol dire anche frequente possibile, è un servizio che facciamo ai cittadini. Quindi lo spirito di questo ordine del giorno non è tanto quello di recriminare, ma quello di sottolineare quanto questo bene pubblico sia così importante che vada rafforzata la capacità di comunicare al cittadino che quello che stanno assumendo è buono per la loro salute. Grazie consigliere, per il suo intervento. Si prenota qualcun altro, altrimenti procediamo con le dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto. Prego, capogruppo del Movimento 5 Stelle, Giampaolo Bison. Grazie Presidente, noi siamo assolutamente d'accordo. Questi controlli non sono particolarmente costosi e anche va visto in positivo, in cui i cittadini potranno scoprire anche da questi controlli che magari l'acqua pubblica è più pulita di quella che comprano poi al supermercato. Pertanto potrebbe essere anche
un'azione beneficio per appunto divulgare delle notizie che purtroppo sono sconosciute ai molti. Grazie capogruppo, ci sono altre dichiarazioni di voto? Mi pare di no, pertanto metto in votazione il punto all'ordine del giorno numero 6, avente per oggetto, rappresentato dalla consigliera di Sinistra in Comune, avente per oggetto sulla pubblicazione analisi e valore dell'acqua degli acquedotti che riforniscono i cittadini di Cordenonse. Astenuti? Nessuno. Voti favorevoli? La minoranza. Voti contrari? La maggioranza. Pertanto, con sedici voti contrari e sette voti favorevoli, dichiaro respinto il punto all'ordine del giorno. Veniamo al penultimo argomento. Abbiamo un ordine del giorno presentato dal consigliere di Forza Italia. Scusate un attimo. 7. Ordine del giorno presentato dal consigliere di Forza Italia sul compenso spettante agli amministratori della società partecipata ATAP SPA. Ne do lettura, illustrissimo sindaco. Dopo aver presentato l'interrogazione relativamente al fatto grave per cui il presidente della società partecipata ATAP, Narciso Gaspardo, e al consigliere Vincenzo Milanese gli venga liquidato regolarmente il compenso economico nonostante entrambi siano in pensione, e fatto ancora più grave che lei, signor sindaco, alla mia richiesta non ha risposto affatto. La Corte dei Conti su questo argomento si è espressa ormai in più occasioni. Il Ministero di Economia e Finanza è stato altrettanto chiaro nell'individuare le società partecipate e o controllate dagli enti pubblici. Questo non ha però fatto presa sul Consiglio di Amministrazione della società, che ancora oggi, con la condivisione del Collegio Sindacale, continua a versare compenso, secondo me non dovuto, a Milanese e Gaspardo. Si potrebbe pertanto individuare un reato di appropriazione indebita, di cui l'articolo 646 del Codice Penale. Inoltre il reato potrebbe essere anche interessare l'organismo di vigilanza della società, in quanto il dolo rientra a pieno titolo nella normativa 231 del 2001. Il presidente del collegio sindacale di ATAP, dottor Marco Bianchetta, dal sottoscritto stimolato a rispondere nel merito, ad oggi non ha fornito nessuna giustificazione rispetto alla delibera ove il consiglio di amministrazione autorizzava il versamento dei compensi ai due amministratori di cui sopra. Pertanto, visto il disinteressamento che fino a questo momento ha dimostrato il socio comune di Cordenonse, rappresentato in questo momento dal sindaco pro tempore Andrea Delle Vedove, mi vedrò costretto a presentare un esposto alla Procura della Repubblica per i fatti di cui il codice penale sopracitato, l'interessamento della Corte dei Conti, sezione Friuli Venezia Giulia, per lo spreco di risorse pubbliche, se effettivamente non dovute agli amministratori oggi in quiescenza di una realtà la cui maggioranza congiuntamente la detengono agli enti pubblici. Il Consiglio Comunale impegna pertanto il sindaco a far rispettare le norme vigenti all'interno di una società partecipata ATAP in merito al compenso spettante agli amministratori. Firmato Loris Zancai, di consigliere di Forza Italia, a cui cedo la parola per la presentazione. Prego, consigliere. Grazie ancora, presidente. Sì, volevo integrare questo ordine del giorno perché alla prima interrogazione a risposta scritta praticamente si è parlato di tutto meno di quello che avevo chiesto, e pertanto mi sono sentito di trasformare quella interrogazione in un ordine del giorno e contemporaneamente ho sollecitato, come ho scritto qui, il collegio sindacale, che in data che avevo presentato la
la missiva 8 maggio, non mi aveva ancora risposto e invece trova risposta il 20 maggio. E leggo: egregio signor Zancai, con riferimento alla sua del 18 aprile, avente ad oggetto compensi agli amministratori in quiescenza, la informo che abbiamo tenuto in debita considerazione la sua segnalazione ed effettuato gli opportuni accertamenti, sull'esito dei quali non posso però riferire, in quanto lei è soggetto terzo rispetto alla società. È il collegio sindacale di una società per azioni e organo di controllo interno della medesima, chiamato a riferire l'articolo ex 2008 codice civile, 2408 codice civile, soltanto i soci ed inoltre, perché in generale i sindaci devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio, articolo 2407 codice civile. Ci risulta peraltro che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ATAP abbia già informato e fornito chiarimenti in materia al socio comune di Cordenons, in persona del Sindaco, al quale potrà rivolgersi in qualità di consigliere comunale per le informazioni desiderate. Quindi spero questa sera che mi siano date. Volevo fare un attimo di cronostoria perché, partendo, io penso, da una battuta, ma non so se poi è tale. Quando io scrivevo questo, sempre nella stampa, che tengo ben archiviata, il sindaco delle Vedove a Zancai sui vertici d'ATAP: compensi legittimi. Non sapevo che faceva anche il giudice, il sindaco. E dopo scrive: non capisco questo accanimento da parte di Zancai, che arriva solo ora, dopo quasi 2 anni, che l'eventuale problema di compensi poteva essere sollevato. Anche questo la ritengo un'affermazione molto grave. E adesso spiego perché arrivo solo adesso. Adesso spiego. Allora, lo spiego partendo da un verbale dell'Assemblea, dove la dottoressa Burnici, in qualità di rappresentante del comune di Pordenone, assessore, il 28/7/2017 citava: la dottoressa Cristina Burni, delegata a rappresentare il comune di Pordenone, aveva invitato il nuovo consiglio di amministrazione a verificare, con riferimento alla posizione del presidente dottor Narciso Gaspardo e del consigliere ingegner Vincenzo Milanese, il rispetto della cosiddetta legge Madia, il presidente, in suo conforme mandato, ricevuto dal consiglio di amministrazione, aveva incaricato l'avvocato Anna Di Pasquale al fine di redigere un parere in merito. Allora, già nel 2017 la dottoressa Burnici, in consiglio dei soci, evidenziava questa eventuale criticità di cui io oggi me ne occupo. Ma me ne occupo perché, e non arrivo assolutamente in ritardo, arrivo quando si esprime il MEF, quindi il Ministero dell'Economia e Finanza, in data 15 febbraio 2018, qui non vedo tutto questo ritardo, e si pronuncia in merito alle partecipate e dice, cita letteralmente, stabilisce che sono società a controllo pubblico le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera B. E questo è l'orientamento all'articolo 15,2 decreto legislativo del numero 175 del 2016. Andiamo oltre e parliamo
della Corte dei Conti del Piemonte. La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, e non vi leggo tutto quello che ha scritto, vado nel merito, dove cita l'articolo 5,4 del decreto legislativo 95/2012, nella sua tale attuale formulazione, vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarico di studio o di consulenza, incarichi di dirigenziali o direttivi, cariche in organi di governo dell'amministrazione o degli enti e società controllate. Il divieto non è tuttavia assoluto, in quanto la norma ne consente l'attribuzione a titolo gratuito e per soli incarichi dirigenziali e direttivi, fermo restando la gratuità, introduce un limite di durata di un anno, vietando sia la proroga che il rinnovo. Mi direte voi, ma quando ho detto ste robe la Corte dei Conti in Piemonte? Il 24 maggio del 2018, quindi l'altro ieri, diciamo un anno fa più o meno. Andiamo avanti ancora. Quindi io non sto parlando di pareri, io non sto parlando di persone incaricate a scrivere fogli con tutti i meriti che possono avere, sto parlando di persone, di giudici, e sto parlando di questo. Sempre la Corte dei Conti del Piemonte richiama, in senso analogo, si è già pronunciata la sessione regionale di controllo per la Puglia, secondo cui il divieto abbraccia anche gli ex dipendenti dell'ente, non solo gli ex dipendenti dell'ente, ma tutti i lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, privati e pubblici, quindi a prescindere dell'ex natura del datore di lavoro. Quindi, ripeto, Corte dei Conti del Piemonte si avvale di quella della Puglia, e poi c'è anche la Corte dei Conti della Liguria che si esprime nei medesimi confronti. Consigliere, il primo intervento è concluso, in caso, non so se vuole utilizzare subito il secondo per... No, vabbè, utilizzerò il secondo quando sentirò, penso, alcune risposte che magari, come mi cita il dottor Bianchet, che ha dato a conoscenza del comune socio di Cordenos nella persona del sindaco. Ok, grazie intanto per l'illustrazione dell'ordine del giorno. Dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi su appunto l'ordine del giorno numero 7. Chiesto la parola per il secondo intervento il consigliere Zancai. Mi riprenoto io, perché capisco che la materia non è semplice, e quindi se non si è un minimo preparati ad apprendere comunque dalle fonti di stampa e internet quant'altro, queste sezioni è difficile anche esprimersi nel merito. Io dico solo una cosa, che mi desta molta perplessità il fatto che attorno a questo argomento si sia creato un alone di non voler rispondere, quando il sottoscritto ha semplicemente fatto una domanda e mi hanno parlato di pareri di questo e quest'altro. Sappiamo i pareri quanto possono valere, ma ne possiamo presentare 10 che dicono una cosa e altrettanti che ne dicono un'altra, legittimi entrambi, ma io non sto parlando di nessun parere, io sto parlando del Ministero dell'Economia e Finanze, che si è pronunciato, ripeto, il 15 febbraio 2018, sto parlando di sentenze, quindi
fatte da dei giudici, non da persone, quindi da persone terze. E sto parlando perché non mi è ancora data una risposta dove mi dice: guarda, è legittimo il compenso perché il signor A, B e C non ha fatto questo, rientra nei requisiti, eccetera, eccetera. Anche perché lavorando nell'ultimo periodo in questo settore ho visto che, come ho detto prima, Giacomo Coladon, presidente della MOM di Treviso, che è circa il doppio di Pordenone sia come mezzi che come numero di addetti, non percepisce lo stipendio. Il presidente di Trieste uguale. Se vediamo in altre realtà, perché vogliamo magari spostare il tiro, vediamo che in ambiente servizi Gasparotto non percepisce stipendio. Michelangelo Agrusti della Confindustria non percepisce uno stipendio. Cioè, vedo che se si potesse risolvere questo problema, penso che ne potrebbero godere anche queste persone che ho nominato, che non aspettano altro per dire o aspettare una sentenza a loro titolo e favore, per dire: beh, se li può prendere il presidente di ATAP di Pordenone, perché non posso richiederle e percepirli altrettanto anch'io. Quindi, in assenza di risposte chiare, esaustive, io mi sono stato costretto a passare da un'interrogazione, un ordine al giorno, a scrivere, a scomodare anche il dottor Bianchet, presidente del collegio sindacale, e questo insieme di cose, comunque, come vedete voi, mi rimbalzano da una parte all'altra. Ed io spero anche che chi mi scrive, in questo caso il presidente del collegio sindacale, cioè in futuro si comporti altrettanto, ma che anche in passato si sia comportato in questo modo. Perché in merito a questo sto raccogliendo anche in questo senso alcuna documentazione che dovrò approfondire al meglio prima di esprimermi, ma mi sembra che ci siano forse non delle parità di trattamento, però ripeto, approfondirò al meglio e poi nelle istanze dovute presenterò, come ho fatto ora, le domande e mi riserverò di procedere nelle sedi opportune. Grazie, se non avrò risposte, logicamente. Grazie consigliere per il suo secondo intervento. Ha chiesto la parola il capogruppo della Lega, Elio Quas. Prego, capogruppo. Grazie presidente. Allora devo fare una considerazione nel merito. E nell'ordine scritto qui dal consigliere Zancai, in alcuni punti c'è il riferimento a delle sentenze o delle considerazioni da parte della Corte dei Conti, da parte del Ministero dell'Economia e Finanza, però anche dice appena dopo che ancora oggi, con la condivisione del collegio sindacale, continua a versare il compenso, secondo me non dovuto, a Milanese Gaspardo. Quindi questo lo considero come una sua considerazione. Quindi in questo momento, come lei ha accusato il sindaco di essere già giudice, lo sta diventando lei in questo momento, e credo sia molto azzardato per quanto riguarda la sua figura. E poi mi ha parlato di una comunicazione dell'assessore Burnick in data, mi pare 2000, se le chiedo cortesia se mi può confermare la data in cui l'assessore Burnick ha segnalato in assemblea di la problematica dei compensi per i due. Mi può dare la data? Allora, io qua ho il verbale che ho richiesto. Allora, dottoressa Burnici, ai soci del 28/7/2017, praticamente... Un attimo, consigliere. Sì.
Quindi a tuttora l'esito di questa richiesta da parte dell'assessore Bruni, delegato dal comune di Pordenone, ha avuto un riscontro da parte del consiglio di amministrazione come indicazione? Questa è un'altra domanda che evidentemente o c'è stato un riscontro positivo o c'è stato un riscontro negativo, o rimane anche quella una considerazione rimasta nel limbo, fra virgolette, questo secondo le sue indicazioni. Io credo che comunque da quanto emerge sia giusto, come il socio Pordenone, anche il socio Cordenors, fra virgolette, formalizzi questo dubbio, e quindi propongo un emendamento all'ordine del giorno presentato dal consigliere Zancai, nel quale invece di scrivere il Consiglio Comunale impegna pertanto il sindaco a far rispettare le norme vigenti all'interno di una società partecipata ATAP in merito al compenso spettante agli amministratori, io credo sia più corretto fare un emendamento nell'ordine di principio fatto anche dal Comune di Pordenone, quindi impegna il sindaco a portare conoscenza della prima assemblea utile della società ATAP della questione sollevata in questo ordine del giorno. Grazie Presidente, le consegno l'emendamento fatto da me come capogruppo della Lega. Grazie. Grazie consigliere, quindi prendiamo atto che c'è un emendamento all'ordine del giorno numero 7. Ci sono altri interventi o per commentare l'emendamento o l'ordine del giorno? Se no procediamo con le votazioni. Presidente, volevo, se mi le rileggeva correttamente, che... Allora ne do lettura, quindi viene proposto il seguente emendamento relativamente all'ordine del giorno al punto 7 del Consiglio Comunale odierno, quindi a stralciare l'impegnato sostituendolo con impegna il sindaco a portare a conoscenza della prima assemblea utile della società ATAP della questione sollevata in questo ordine del giorno. Firmato capogruppo qua Celio. Non ci sono interventi, pertanto apro la parte delle dichiarazioni di voto. Iniziamo con... Però lei l'intervento l'ha già fatto entrambi, quindi non posso più darle la parola. C'è il capogruppo Ghiani che invece può ancora il primo intervento da fare. Prego, consigliere Ghiani. Sì, allora, credo, insomma, visto che è stato letto due volte... apprezzata la formulazione dell'emendamento, che mi sembra ragionevole, mi sembra non eludere il tema portato da quest'ordine del giorno e lo rende, diciamo così, esplicito nella sede che mi sembra propria, quella dell'Assemblea dei Soci. Quindi per quanto ci riguarda, non so se parlo anche a nome della consigliera Sartori, mi ha detto di sì, per noi è approvabile l'emendamento. Questa è una dichiarazione di voto, posso già considerarla come una dichiarazione di voto, ottimo. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Zancai. Sull'emendamento mi permetta, perché ho fatto i due interventi prima, no? Perfettamente. Sì, colgo anch'io l'apertura e pertanto... assolutamente condivido questa forma, sperando finalmente di avere una forma di risposta concreta. Dove do risposta al consigliere capogruppo della Lega Quas, io mi sono espresso in questo modo, lei lo giudica azzardato, io parlo in termini di quelle comunicazioni che ho letto, e arrivo, non da giurista e non da giudice,
a una definizione per me inconfutabile, cioè per me lineare. Se no non avrei perseguito questo ordine del giorno, non avrei fatto delle domande di questo tipo se già avevo dei dubbi che non mi portavano a queste conclusioni. Quindi sarebbe andrei in contraddizione con me stesso, appunto. Però, nella mia ignoranza in materia, formulo delle domande dove io sì sono arrivato a delle conclusioni, ma le formulo proprio per avere delle certezze, perché non ce le ho, se no non le farei. Altra dichiarazione di voto? No, pertanto procediamo con la messa in votazione dell'emendamento a firma del capogruppo della Lega che ho appena dato lettura poc'anzi. Astenuti? Nessuno. Voti favorevoli? All'unanimità l'intero consiglio comunale presente, quindi 23 presenti. Metto in votazione l'ordine del giorno così emendato, immagino che sia una votazione fotocopia. Astenuti? Voti favorevoli? All'unanimità i 23 componenti del Consiglio Comunale. Siamo arrivati al punto dell'ordine del giorno numero 8. Per questo punto che avete per oggetto la situazione della SP Cordenonese Arcobaleno, per questo punto all'ordine del giorno specifico, trattandosi, come dice il nostro regolamento, di un attimo solo che apriamo l'estratto del regolamento, quindi trattandosi che andremo a toccare un argomento che comportano un apprezzamento delle capacità, moralità, correttezze, sono esaminanti fatti e circostanze che richiedono valutazione delle qualità morali, delle capacità professionali ed argomenti relativamente a persone estranee al Consiglio Comunale, io chiedo al Consiglio di trattare questo punto in seduta segreta. Pertanto invito tutto il pubblico presente, compresi gli assessori non consiglieri comunali, ad abbandonare l'aula chiedendo solamente che rimanga qui in aula ovviamente il segretario coadiuvato dal messo comunale. Pertanto chiedo al pubblico e anche alla stampa di uscire dall'aula. Grazie.